Amici carissimi, ben trovati in Piazza del Popolo per questo speciale elezioni regionali 2020, come avevamo preannunciato attraverso gli spot pubblicitari nel pomeriggio. Iniziamo questa puntata speciale di Piazza del Popolo. Abbiamo in studio con noi Matteo Palumbo. Siamo in attesa dell'arrivo di Michele Apollonio. Con lui e con Matteo analizzeremo i risultati delle elezioni regionali. Ovviamente faremo anche qualche cenno al risultato della consultazione referendaria, il referendum costituzionale che c'è stato nella stessa giornata di domenica e di lunedì. Matteo, ben trovato. Noi ovviamente aspettiamo anche gli ospiti che si alterneranno in questo studio improvvisato. Anzitutto ti ringrazio per essere Grazie a voi presente. e salutiamo i telespettatori. Stiamo condividendo questa trasmissione anche con gli utenti del sipontino.net, di cui mi onoro di essere direttore. Quindi siamo due direttori. Bene, Matteo, tu sei stato tra l'altro impegnato anche nella giornata di ieri nell'intervistare i due candidati che per fortuna della nostra città sono stati eletti. Ovviamente l'avremmo fatto con chiunque fosse stato eletto, ma facciamo gli auguri sinceri, in bocca al lupo, di buon lavoro sia a Paolo Campo, che è stato eletto con il Partito Democratico, sia a Gian Diego Gatta, che è stato eletto con la lista di Forza Italia. È un bel risultato. Alla vigilia si paventava anche il pericolo di non aver nessun rappresentante di Manfredonia perché c'erano ben 12 candidati, quindi un voto molto frammentario. E negli ultimi 20 anni poi le regionali erano accomunati alle amministrative, quindi c'era anche questo traino. Vedasi anche il risultato di Lucera, dove è stato eletto consigliere regionale l'ex sindaco Tutolo proprio sulla scia delle comunali. Insomma, sono state giornate intense. Noi lunedì abbiamo fatto anche 7 ore e mezza di diretta. Le informazioni erano Sì, se non erro molto con Felice con Felice Sblendori, che Sblendorio, salutiamo. che salutiamo, ma con tanti altri colleghi: Piero Pacello, direttore dell'Attacco, Saverio Serlenga, Andrea Gisolli dello Struscio, tanti altri colleghi, il megafono I 5 Realisiti. Abbiamo coperto Ciccarelli di Teleblu. Abbiamo cercato di coprire un po' tutto quello che era tutta quella che è la provincia di Foggia, perché insomma siamo partiti c'è bisogno di informazione, Vincenzo. Insomma, tu sei da più Sì. anni in questo settore di me, e in questo momento c'è una forte carenza di informazione, latita l'informazione, ci si limita alla pubblicazione di comunicati stampa. Noi abbiamo cercato lunedì di fare questo sforzo, grazie anche a questi colleghi che si sono messi a disposizione. Sono stati tantissimi i contatti. Ieri ci sono state oltre 45.000 pagine singole viste sul nostro portale. Questo è il segnale che l'informazione di qualità alla fine premia. Noi lo facciamo per spirito di servizio. Ognuno di noi nella vita, come te, ha È una vero. professione, però la città in questo momento di smarrimento ha bisogno di punti di riferimento, di un'informazione, chiara, trasparente, equilibrata. E lo faremo anche con questa puntata. Per questo ti ringrazio, vi ringrazio per questo invito. Abbiamo avuto nella puntata anche Giuseppe De Filippo e Raffaelli Sabato, che sono i direttori delle altre due testate del territorio, perché crediamo che in questo momento l'unità debba fare la forza. Beh, io sono convintamente d'accordo con te, anche perché viviamo in un contesto locale in cui è difficile potersi definire professionisti dell'informazione. Professionisti quando si lavora in maniera professionale, ma professionisti inteso come chi ottiene un contratto è un po' difficile averlo, almeno per quanto riguarda l'informazione. Però questa bella passione che abbiamo
da tantissimo tempo, anzi io ne approfitto per dirti grazie anche per quello che fai, perché sei un ottimo giornalista, lavori molto bene, io seguo da tempo quello Grazie. che riesci a produrre dal punto di vista giornalistico, devo dirlo con tutta sincerità, apprezzo il tuo lavoro. Tra l'altro voglio salutare e ringraziare anche Maria Teresa Valente che ha fatto un po' da filtro per creare questa bella occasione, quindi ringrazio anche l'amica carissima Maria Teresa, nella speranza che chissà possa mettersi in contatto con noi o affacciarsi qui presso il nostro Sicuramente ci studio. sta seguendo, quindi magari se è in collegamento può fare un salto qui da noi Sì, e infatti. ci ricongiungiamo per questa bella pagina di giornalismo, perché secondo me oggi è una bella pagina di giornalismo. È raro in città come Manfredonia unire le forze, perché c'è sempre chi vuole prevalere, ma alla fine non siamo a Milano o a New York, bisogna tutelare e valorizzare quello che si ha piuttosto che infrangere e dividere. Sono d'accordo con te, Matteo. Io direi, visto e considerato che proprio ieri tu hai intervistato Gian Diego Gatta, Paolo Campo e anche Michele Bordo, che tra l'altro ha fatto delle importanti dichiarazioni con riferimento a una Esatto. prospettiva di alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Poi iniziamo proprio a discutere anche di queste affermazioni di Michele Bordo, questo in prospettiva amministrativa. Esatto, comunque tutti e tre hanno fatto, oltre insomma, all'euforia, alla soddisfazione per questo risultato, perché non era una partita facile. Poi dopo analizzeremo un po' i dati che sono nettamente in calo rispetto a quelli di 5 anni fa. Tutti stanno guardando già al prossimo traguardo, che è quello delle elezioni amministrative, le comunali a Manfredonia. Ci sono diverse idee, diversi progetti che già bollono in pentola. Ovviamente questo dipenderà, Vincenzo, come ben sappiamo, anche dalla durata del commissariamento. Qualche settimana fa, in un'intervista rilasciata a noi dall'onorevole Tasso, Tasso ha dichiarato che molto probabilmente si voterà non nel 2021, ma nel 2022, perché la commissione straordinaria si avvarrà di almeno altri 6 mesi, perché ci sono delle situazioni che non ha esplicitato, che non ha palesato, ma che ha detto che saranno a breve rese note. La commissione chiederà al Ministero di prolungare questo momento di commissariamento straordinario, e tranne se non ci saranno dei grossi scossoni a livello governativo, non ci saranno finestre prima del 2022. Noi ci auguriamo ovviamente che questo possa avvenire, perché il momento del voto è il momento di massima democrazia, dove i cittadini possono esprimere il proprio pensiero. Quindi tutti stanno già, diciamo che sono state un po' le prove generali per quella che sarà la campagna elettorale delle prossime, comunali. Bene, è chiaro che si tratta di affermazioni, dovrebbero essere poi in un momento successivo anche verificate, accertate, però è pur vero che ci sono dei precedenti che riguardano il comune di Di mattinata, Mattinata che proprio ieri dove è ha eletto il successo. nuovo sindaco Michele Biceglia, dove sono stati più di 2 anni di commissariamento. Per cui ecco, il precedente ci sta tutto, possiamo prenderlo come esempio. Io direi di mandare in onda subito l'intervista a Gian Diego Gatta, anzi a Paolo Campo, che è stata fatta proprio ieri da te, e poi andremo con l'intervista a Gian Diego Gatta e poi come terza intervista direi di mandare quella fatta all'onorevole Bordo, proprio per quelle affermazioni importanti che sono state fatte dallo stesso E poi onorevole. chiederemo alla candidata di Manfredonia, Guglielma Lecce, cosa ne pensa, perché sono dichiarazioni forti. PD e 5 Stelle si sono fortemente contrastati fino a un anno fa, però sembra che questo matrimonio sa da fare. Sa da fare, ma dobbiamo ricordare che a Manfredonia il Movimento 5 Stelle ha stretto un'alleanza con un'altra lista civica,
che ha fatto opposizione in consiglio comunale proprio al Partito Democratico. Quindi ci saranno chiaramente delle discussioni anche su queste affermazioni di Michele Bordo e cercheremo di approfondire anche questo argomento. Io direi intanto salutiamo Andrea Colaiani che è il regista di questa trasmissione assieme a Michele Armillotta e direi di andare subito con l'intervista a Paolo Campo. Paolo Campo, il giorno della rielezione, un risultato non affatto scontato e poi c'è stato questo recupero incredibile di Emiliano che contro tutti i sondaggi. Beh sì, era una cosa difficile, alla fine la gente ha riflettuto, ha compreso che a Manfredonia c'era bisogno di una scelta affidabile, che in Puglia bisognava scommettere su Emiliano per non tornare a un passato buio, sì, una scelta che poi ci ha premiato in un contesto, tra l'altro, molto complicato di campagna elettorale, però tanta soddisfazione. Partito Democratico domina in provincia di Foggia, porta a casa ben 3 consiglieri. Beh, questo è da vedersi, sembra di sì, questa è la prima attribuzione, poi ho sentito che alcuni la stanno contestando, ma al di là di questo nessuno può dubitare che il Partito Democratico sia il vero vincitore di questa tornata elettorale. Siamo la prima forza in Puglia, siamo il partito di riferimento della coalizione, i nostri uomini e le nostre donne siederanno in consiglio con Emiliano, dobbiamo fare in modo che questi 5 anni, che costituiscono una grande occasione, vista la presenza tra l'altro delle risorse che ci sono state messe a disposizione dall'Europa, si possa tramutare poi in benefici concreti per il territorio già da subito. Hai parlato di maggiore consapevolezza ed esperienza per questo terzo mandato. Certo, nella vita si deve imparare, si impara sempre. È chiaro che una cosa fatta 2 volte normalmente viene meglio, mi riprometto di fare senz'altro meglio di quanto ho fatto fino ad oggi. E poi c'è tornato l'entusiasmo attorno al partito, vediamo alle tue spalle tanta gente che è davanti alla sede. Spero che la sede resti piena, questa era la più grande ambizione, portare il Partito Democratico ad essere frequentato, riavvicinare i giovani. E uno degli aspetti più importanti di questo risultato, io mi spero, mi auguro che proseguirà nelle prossime settimane, poi dipenderà da noi, da quando sapremo far discutere la città, coinvolgerla, ma ce la metteremo senz'altro tutta. È un punto di ripartenza per Manfredonia? Diciamo che si apre una nuova fase, si apre una nuova fase, vogliamo viverla con entusiasmo e soprattutto lavorando come matti. Buon lavoro. Grazie. Bene, queste le affermazioni di Paolo Campo, intervistato proprio da te, Matteo. 4.282 sono i voti che hanno permesso a Francesco Paolo Campo di riconfermare la sua elezione, perché è al secondo mandato al Consiglio regionale della Terzo Puglia. No, mandato. è il secondo. Il secondo. Garantito, è per Gian Diego il terzo. Non ha fatto anche 2010-2015. No, c'era ogni santo. Vabbè, dai, Quindi sì, il Partito piccole. Democratico che dopo lo scossone per lo scioglimento non è più il primo partito della città, però si difende bene. È il secondo partito con il 16,36%, il primo è Forza Italia, trainato da Gian Diego Gatta con il 20,44%, al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle con il 14,24% delle preferenze, Lega con Salvini 12,18%, Fratelli d'Italia 10,06%, la Puglia domani la lista civica di Fitto 5,17%, con Emiliano 4,82%. Cittadini pugliesi Conca Presidente 3,28, Italia Viva 2,65, Italia in Comune 2,58, Popolari con Emiliano 1,99, Senso Civico un nuovo Ulivo per la Puglia 1,99 e poi ci sono via via altri partiti con lo 0, il caso di Manfredonia è anche eclatante, insomma, è uno dei pochi posti dove ha vinto Fitto, si è affermato con il 46,44% contro Emiliano il 32,36, segue la Laricchia 14,96, Mario Conca 3,07, Scalfaro 8,274. Quindi possiamo dire che Manfredonia è un po' il bastian contrario, lo diciamo anche nella diretta di lunedì, Sì. Si esprime sempre dall'altra parte del vincitore. Comunque,
arriva sempre un anno dopo. Arriva sempre un anno dopo, con il fuso orario sbagliato. Sì. Però al di là di questa battuta, c'è stato anche il riferimento rispetto alla percentuale di votanti del referendum e del regionale, anche lì c'è un distacco. La gente ha votato più per il referendum perché probabilmente qualcuno non ha ritirato la scheda per le regionali. Per il referendum a Manfredonia sfondata quota 82%, quasi 83%, quindi è un voto fortemente di protesta a livello formale, e invece sui candidati diciamo che si è andato sull'usato sicuro, nel senso che in questo momento di smarrimento si è puntato su candidati che hanno una loro formazione, sono in partiti consolidati. Anche se, caro Matteo, dobbiamo pur ammettere che è buono il risultato di Cristiano Romani. Esatto, che avremo tra un po' ospite. Un buon risultato si è avuto da parte della lista della Lega a Manfredonia, oltre che per quella di Forza Italia. Cristiano Romani è si è classificato terzo a Manfredonia fra i candidati, quindi ascolteremo proprio dalla sua voce fra qualche minuto, quando sarà qui con noi, di questo risultato che comunque gli permette, credo che l'abbiamo nominato, infatti stiamo parlando proprio un tempismo perfetto, io direi anzi di accoglierlo, in modo che eventualmente ascoltiamo proprio dalla sua persona quelle che sono le sue impressioni rispetto al risultato ottenuto a Manfredonia. Magari l'intervista di Gatta nel frattempo che l'ospite si accomoda. Sì, io direi di mandare l'intervista di Gian Diego Gatta, nel frattempo si sistema Cristiano Romani, lo voglio ricordare, candidato della Lega con un ottimo risultato, un'ottima performance, mentre va adesso l'intervista che è stata effettuata da te, Matteo, a Gian Diego Gatta. Gian Diego Gatta, riconfermato consigliere regionale, la grande spinta di Manfredonia con 3.700 voti e 10.000 voti di preferenze in provincia. Primo degli eletti nel centrodestra di Capitanata e il più suffragato di Forza Italia in tutta la Puglia. Sono soddisfatto, cosa c'è da dire? Voglio ringraziare, sia pure senza corde vocali, che ho donato la causa della competizione elettorale. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, voglio ringraziare quelli che mi hanno ritenuto affidabile, che mi hanno ritenuto degno della loro fiducia. Lavorerò per i 5 anni che verranno nell'esclusivo interesse della mia comunità, del nostro territorio, di tutto ciò che possediamo in Capitanata. Sono fiducioso per ciò che sarà, perché ho sentito la partecipazione e il calore della gente durante tutta la campagna elettorale. Al di là di tanti gufi, di tante cornacchie, questa volta, anche questa volta, poi, come dire, la simpatia e la fiducia del popolo ha avuto la meglio, e adesso sono di nuovo consigliere regionale nel gruppo di Forza Italia. A chi dedichi questa vittoria sofferta fino all'ultimo? Questa vittoria la dedico alla persona più importante della mia vita, che mi ha lasciato 2 anni fa e che è mio padre, senza il quale certamente non starei adesso qui. La dedico a lui, certo come sono che mi continuerà a consigliare il meglio, a proteggermi e a fare in modo che io viaggi lungo le direttrici dei valori, degli insegnamenti che mi ha donato. Gianico, cosa non ha funzionato nel centrodestra? Sembrava una vittoria annunciata e non è stato così. E questo sarà oggetto di valutazione nei giorni che verranno, la necessità di avere un quadro chiaro dei risultati elettorali. Certamente qualcosa non ha funzionato, poi diciamo che il Covid e tutto quello che ne è derivato, la sovraesposizione mediatica di un Lopalco, dello stesso Emiliano, hanno creato obiettivamente delle turbative a quello che sarebbe stato il regolare andamento della competizione elettorale, della campagna elettorale. Questo unitamente probabilmente a qualcosa che non ha funzionato in alcune liste e sarà oggetto di valutazione e ne trarremo poi le dovute riflessioni. E a Manfredonia invece Fitto ha stravinto, staccando di 10 punti Emiliano, una nuova direzione per Manfredonia? Beh, questo è un dato molto importante, significa che Manfredonia vuole voltare la pagina rispetto agli anni ormai alle nostre spalle. Forza Italia, va detto, è il primo partito a Manfredonia
e credo che dovrà assumersi la responsabilità di coordinare i lavori, di coordinare le sensibilità dei partiti del centrodestra e anche di coloro i quali vorranno, armati di buona volontà, vorranno lavorare per creare, per ricostruire una città che ha tanto bisogno di cose da fare. È un grande carico gravoso di responsabilità, ma noi siamo in grado di potercele assumere, forti come siamo dell'amore per la nostra città. Bene, torniamo di nuovo in diretta. Matteo, c'è un'importante affermazione, perché andiamo anche in chat. A dimostrazione che siamo in diretta. Sì, intanto salutiamo Maria Teresa che ha risposto al nostro saluto, ma Angelo Riccardi interviene in diretta su questa chat e dice che a Mattinata ci sono stati oltre 2 anni di commissariamento semplicemente perché il turno è slittato a causa del Covid, ad affermare che non la vede alla stessa maniera di quelle che sono le affermazioni dell'onorevole Tasso. Come dicevamo prima, tutti noi auspichiamo che il ritorno alle urne sia il prima possibile per ridare alla città un governo, soprattutto in questo momento di crisi e smarrimento. Quindi noi ci auspichiamo che il prima possibile, magari anche già la prossima primavera, si possa tornare al voto. Siamo giornalisti, racconteremo poi quello che la storia, i fatti racconteranno. Invece, tornando all'intervista di Gian Diego, ha avuto il seggio al photo finish, nonostante sia stato il più suffragato in provincia di Foggia, nel centrodestra, con 10.000 preferenze, il più suffragato in Puglia in Forza Italia. Certamente il risultato di Fitto ha influito negativamente, è stato un risultato sotto le attese, anche alla luce del fatto che tutti i sondaggi della vigilia, 4 su 5, davano vincente Fitto. Probabilmente una campagna elettorale non aggressiva, una campagna elettorale molto governativa, come ha affermato anche lo stesso Fitto e come ha ammesso da Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente ANCI, ha messo in luce tutti i governatori uscenti sono stati confermati: Zaia in Veneto, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, tant'è che ieri al TG1 si parlava anche di un possibile partito dei presidenti, perché sono persone che vanno oltre i partiti, oltre la politica, e sono molto, molto presenti. Quindi diciamo, il governare l'emergenza Covid ha favorito chi era già in sella, ma anche un mea culpa oggi di Fitto su qualche testata pugliese, dove diceva che la gentilezza probabilmente non ha pagato. Bene, Matteo, dopo queste affermazioni, intanto vorrei tornare su quello che è stato detto da Gian Diego. Ovviamente contento di questa elezione, poi. Sì, è molto, molto contento, insomma, anche se è sudata, è stata una bella soddisfazione per lui. Ha avuto preferenze in tutti e 61 i comuni, e anche lui, oltre insomma, a guardare al lavoro, all'opposizione da fare nei prossimi 5 anni, a guardia del lavoro della squadra di Emiliano e della sua giunta, anche lui guarda alle prossime amministrative. D'altronde, con un risultato del genere non si può non pensare. Lui non è entrato nel dettaglio, al contrario di Paolo Campo, non è entrato nel dettaglio, però ha sottolineato la sua disponibilità e la sua esperienza, essere messa a disposizione della comunità per creare un progetto largo e duraturo per la città. Credo che questa sia un'occasione per ripartire per tutti. Tutti ripartiranno da zero, nel bene e nel male. La spunterà chi riuscirà a creare il progetto più credibile e più comprensibile. Benissimo, poi io direi
che proprio queste ultime affermazioni di Gian Diego Gatta le rivolgiamo alla stessa maniera, le trasferiamo al primo ospite che è arrivato in studio, Cristiano Romani. Una bellissima affermazione, quella con la Lega, sicuramente un risultato che può essere considerato in due modi: deludente perché forse ci si aspettava di più dal centrodestra come coalizione in Puglia, ci si aspettava di più proprio dallo stesso partito della Lega in Puglia, e invece gli elettori hanno ovviato, hanno preferito rivolgersi verso altri lidi. Poi c'è anche da aggiungere che pur con le ottimistiche previsioni, tutto è stato smentito da questa forza trainante che ha avuto Emiliano, soprattutto nell'ultima settimana, quando addirittura gli exit poll, almeno quelli iniziali, davano entrambi sullo stesso piano di percentuale. Quindi una partita che sembrava che dovesse proseguire fino all'ultimo voto, e invece poi c'è stato quel distacco che ha un po' deluso le aspettative del centrodestra, in particolare del candidato presidente Fitto. Cristiano invece per la prima volta si presentava, Cristiano Romani, con la Lega, con la lista della Lega, e nella lista della Lega in provincia di Foggia è stato eletto Joseph Splendido, però Cristiano ha ottenuto un ottimo risultato. A te la parola, Cristiano. Sì, grazie Vincenzo, grazie Palumbo. Io volevo innanzitutto 3 secondi per ringraziare tutti coloro i quali sono stretti intorno alla mia persona durante questa campagna elettorale. Ed è stata veramente esaltante e dura, perché insomma mi ero misurato con la candidatura a sindaco. Quella delle regionali decisamente è una candidatura, è una campagna elettorale diametralmente opposta a quelle che sono le dinamiche locali. Grazie perciò a tutte quelle persone, a coloro i quali hanno inteso votarmi, ma anche chi non mi ha votato. Non ringrazio invece chi ha posto in essere una campagna d'odio, che purtroppo forse ha contribuito anche a condizionare il voto in certi spacchi della società civile. Dico questo solo, non lo faccio con polemica, perché io sono una persona che quando parlo dico pane al pane, vino al vino. Ti Abbiamo conosciamo. perso, abbiamo perso, no, chi prendeva un voto in più vinceva e dovrà governare Emiliano. Auguri di cuore a Gian Diego Gatta, che conosco forse un po' meglio rispetto a tutti quanti, anche se abbiamo preso percorsi diversi. Auguri a Paolo Campo, persona anche lui squisita sotto l'aspetto caratteriale, e spero che qualche altra persona invece migliori nella comunicazione anche politica durante le campagne elettorali. Detto questo, non lo dico con tono polemico, perché ora lascia di guerra se Quindi l'abbiamo Matteo, abbassata. abbiamo escluso sia Paolo Campo che Gian Diego Gatta a Sì, questo punto. dicevano i latini facta congruentia. Quindi, ma al Come netto. dicono a Manfredo, che cacio pongio che hai adesso fuori. Detto questo, volevo tornare sulla tua domanda, perché oggi qui stiamo analizzando il voto, e ovviamente io potrei prendere la scorciatoia, fare l'avvocato di me stesso e trovare subito la soluzione vincente a quello che è successo per la Lega e alla mia persona. Campagna elettorale, prima mia competizione elettorale alle regionali, 12%, partita all'1% alle 5 anni fa, terzo incomodo nella lista, quindi auguro migliori carriere alla Camera e al Senato ai miei amici. Anzi, colgo l'occasione per salutare e fare gli auguri a Joseph Splendido, che ha fatto una bella campagna elettorale leale, lo stesso Luigi Miranda. E quindi stiamo lì, siamo a ridosso di una situazione che magari all'inizio ci ha visto penalizzati per una serie di motivi. A maggior ragione anche i presidenti, i candidati presidenti. Mi riferisco alla situazione del Covid, che ha penalizzato tutti noi, dando una frenata sotto l'aspetto della comunicazione. Certo, chi rimaneva in televisione a parlare aveva l'opportunità di spiegare le situazioni e magari avere anche l'occasione di avere una visibilità maggiore.
Questo aiuta oggi in campagna elettorale. Sicuro. Abbiamo un altro dato che forse sicuramente è sfuggito, ma solo che non è stato analizzato. Abbiamo temporeggiato sulla scelta del Presidente ed è un tempo che è stato perso. Poi siamo partiti. Continuo. Salvini, scusa se sì. Ti interrompo, diceva, Fitto non ha scaldato i cuori, così come il Caldoro in Campania forse ne aveva fatto una scelta diversa. Il bicchiere mezzo pieno, in Campidanata sì, a Manfredonia siamo la coalizione che oggi presentandosi alle comunali, anche se una competizione diversa avrebbe preso il comune. Abbiamo dati importanti, abbiamo dimostrato che il centrodestra unito con delle persone spendibili, non perché oggi io sto qui ai microfoni con voi, lo stesso Gian Diego, lo stesso Raffaele Castriotta, sottoscritto, abbiamo dato numeri importanti. Di certo non siamo stati delle meteore, anzi, sono dei punti di partenza. Se non sbagliamo la prossima tornata elettorale delle comunali, quindi anche la Lega si mette a completa disposizione di quello che può essere. Immaginabile un progetto comune, un percorso comune? È la logica conseguenza di una coalizione che a livello nazionale sta funzionando. Credo che noi non siamo un progetto momentaneo come i 5 Stelle, il PD, dove in Puglia no, in Liguria sì, in Sardegna sì, in Guglia. Noi siamo il centrodestra e le componenti hanno dimostrato laddove è stato possibile vincere bene. C'è l'amarezza di aver perso la Puglia, abbiamo forse spiegato, secondo me ho paragonato Raffaele Fitto a una forza tranquilla, che evoca una grande campagna elettorale di un francese. Probabilmente uno che si è speso veramente, una persona per bene, però purtroppo non lo so se paga anche la maniera di sgomitare in politica. Ricordiamo ancora le assunzioni fatte in quel famoso cinema dove Emiliano ha guardato negli occhi chi assumeva, stabilizzazione all'ultimo momento, lettere mandate negli ambiti ospedalieri dove davano una indicazione precisa: votate chi volete, basta che votate Emiliano, gruppi di potere della sanità. Ma lo dico perché si sa, sono girati su WhatsApp, le lettere si sanno. Quindi le campagne elettorali le facciamo sui programmi o sul fatto che io dico vota Vincenzo a prescindere, perché poi mi serve. È la dimostrazione tangibile che il consociativismo, quando vuole, paga e vince. E Emiliano ha fatto quello e molti si sono messi, scusate il termine, a zerbino, pur di non sperare, ad esempio, parlo della sanità, ma ci sarebbero tanti altri argomenti da aprire. Che nessuno venga a dire lo denuncio perché c'ho la lettera delle persone fatte. Bene, Cristiano, noi intanto ne approfittiamo a parlare con te, perché oltretutto è un bel parlare, credo che anche Matteo condivida, proprio perché hai accennato al fatto che comunque i voti della coalizione di centrodestra porterebbero il centrodestra al 49% all'incirca, per cui quasi il 50%. Questo che cosa dimostra? Che è una città che potrebbe, ovviamente secondo una tua logica, maturare verso il centrodestra, o è una città che a sorpresa poi in un altro contesto voterebbe dall'altra parte? Allora, abbiamo qualche anno, io ricordo alle europee quando c'era la Casa delle Libertà, all'epoca era Antonio Leone candidato alla Camera, Forza Italia e la coalizione della Casa delle Libertà sistematicamente alla Camera, al Senato e alle europee a Manfredonia era sempre il primo partito, salvo poi andare al Comune prendevamo le batoste più forti del mondo. Perché c'erano le cassaforti di voto? Io credo che oggi queste cassaforti di voto non ci sono più, perché abbiamo assistito che cosa ha fatto la Commissione Antimafia. La Commissione Antimafia non ha proceduto agli arresti perché qualcuno voleva vedere le mafie. La Commissione Antimafia procede all'incandidabilità o meno e smantella i bilanci, e gli appalti ripetuti nel tempo, quelle situazioni assopite nel tempo. Non è possibile che, ripeto sempre la stessa cosa, in un mercato ittico nessuno mai ha fatto un decreto aggiuntivo a chi sta vadendo gratis con delle cooperative. Non capisco il motivo per cui nessuno mai ha chiesto il pagamento di quel materiale di gente che veniva dalla pesca e lo utilizzava come dei magazzini, anzi non c'era nemmeno l'autorizzazione. Quindi così per le case delle scuole, così ci sono tante situazioni che conosciamo benissimo. Allora,
Bisogna arrestare la gente? No, assolutamente. Perché allora, noi davanti ci stiamo interfacciando con Angelo Riccardi. Certo, in lo chat. Sa bene. Tra l'altro, tengo a dirlo, lo può confermare pure lui, ho invitato anche Angelo Riccardi, pur se non era un candidato, ho chiesto ad Angelo Riccardi se ci fosse la possibilità di avere come ospite Lucia Trigiani, oppure quantomeno la sua presenza, però Angelo molto cortesemente mi ha detto che è fuori sede, non è a Manfredonia, per cui non può partecipare, però mi dice che avvisate Romani che il sottoscritto le ha sempre vinte le elezioni da oltre 30 anni. Ma nessuno, sarei un folle a pensare il contrario. Avvisatelo pure il sindaco, l'ex sindaco Riccardi, che ora è a casa e ha giocato una partita sulle tribune pontificando solo su Facebook. Quindi non è stata colpa mia, forse l'ex sindaco dimentica sempre che non è stata la commissione antimafia che l'ha mandata a casa, ma sono state 12 persone all'interno del consiglio comunale, o meglio 11 persone che hanno fatto mancare i numeri. È stato un sindaco senza numeri e quando ha condotto la sua amministrazione l'ha condotta sempre con la spada di Damocle di assessori e dei consiglieri comunali che si ponevano all'esterno dell'aula consiliare per ottenere il contentino, l'assessorato di turno, la presidenza, l'abbiamo sentito, e non si è mai amministrato, quindi è stata la peggiore amministrazione di tutti i tempi e si deve far pace, con se stesso, perché sa benissimo che insomma la storia politicamente ora lo ha condannato. Matteo, vuoi aggiungere qualcos'altro con Cristiano? Sì, anche se Cristiano lui stesso qualche giorno fa ha scaricato le colpe sulla precedente amministrazione dicendo che ha trovato l'inizio della fine è arrivato già prima del 2010 del suo insediamento. È stato nocciolando tutta una serie di numeri situazioni. In consiglio comunale lui c'è stato anche da assessore, c'è stato da consigliere comunale, c'è stato da sindaco, lui c'è stato sempre. Quindi è lo stesso discorso che ho fatto all'inizio. Potete trovare mille argomenti per dire è stata una bella competizione elettorale la mia, sono contento, ho fatto i numeri, prima non c'era la Lega, ora c'è. Io ho detto subito, invece abbiamo perso e dobbiamo ricostruire e ripartire da dove dobbiamo ripartire. È normale. C'è qualcosa che un rammarico, qualcosa che potevi fare e non hai potevate fare e non avete fatto. C'è anche chi parla di un voto disgiunto nei confronti di Fitto. No, io conosco un voto disgiunto fatto dai 5 Stelle a Emiliano che ha determinato la vittoria. Parlava oggi sulla stampa regionale di un presunto complotto contro Fitto da parte della Lega di questo voto disgiunto. Assolutamente, ci vogliono i dati, le carte, dove? È palese, è stato chiesto più volte da Emiliano e l'ha ottenuto, dai 5 Stelle. Non a caso i 5 Stelle sono praticamente spariti, cioè hanno da una forza che aveva una percentuale quasi doppia rispetto a quella attuale. In altre occasioni, in altri comuni, in altre regioni sono proprio spariti, non hanno passato lo sbarramento. In Puglia mi risulta che la fortissima Barone, che alle precedenti votazioni ha preso un botto di voti, insomma si è passato per il rotto della cuffia, con tutta la stima che ho nei confronti della consigliera, parliamo di numeri, non sul lato personale. E poi dobbiamo analizzare i numeri, e i numeri poi hanno la loro aridità. Vorrei intervenire anch'io su questo argomento. Io ho fatto un'analisi su quello che è stato detto nelle ultime ore. Io sono convinto che l'elettorato di centrodestra non ha tradito Fitto, e intendo per elettorato di centrodestra anche chi ha votato Lega. Diciamo che sono dell'avviso che c'erano un po' troppe aspettative, è stato un po' sopravvalutato Fitto e per questo probabilmente ci si aspettava di più. Però l'elettorato leghista non ha contrastato l'eventuale avanzata di Fitto o l'eventuale elezione di Fitto. Non vedo motivazioni per farlo, anche se chiaramente certa stampa, soprattutto stampa di sinistra, tende a creare il caso con la finalità,
lo diciamo chiaramente, di svantaggiare ancora di più il leader della Lega, che è Matteo Salvini. Questa è una mia teoria, una mia convinzione. Tu sai, Matteo, cerchiamo di essere quantomeno obiettivi, per quanto abbiamo delle posizioni politiche, quantomeno lo abbiamo dimostrato durante il corso del nostro lavoro, della nostra professione, della nostra attività, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento neutrale. Questo lo dico non da partigiano di partito o di coalizione o di idea politica, ma lo dico semplicemente come giornalista e come osservatore. Sono dichiarazioni che hanno la finalità, dal mio punto di vista, di destabilizzare il centrodestra, la leadership di Salvini, affermazioni se vogliamo alla Scanzi, insomma, giusto per fare un esempio fra i più clamorosi. Cristiano, vogliamo aggiungere qualcos'altro, perché notiamo che sta arrivando, anzi è arrivata anche un'altra candidata, la nostra collega Anna Maria Vitulano, per cui ovviamente se vuoi puoi metterti qui, certo, al mio fianco, e Anna Maria, diamo spazio ad Anna Maria per eventualmente continuare, visto che abbiamo il posto, Matteo, ne approfittiamo. Poi quando arriverà la quinta persona saremo costretti a mandare via, faremo le nomination come il Grande Fratello, il primo che è arrivato. Matteo, vogliamo giusto aggiungere qualcos'altro con Cristiano, al di là del risultato? Lo abbiamo detto, è stato un buon risultato quello di Cristiano Romani, che tra l'altro aggiunge voti alla eventuale futura coalizione di centrodestra che si presenterà senz'altro unita per le prossime amministrative, salvo poi che possa succedere, non sappiamo, nei prossimi due anni tutto può accadere. Ci esprimiamo su questo perché potremmo davvero sbagliare. Cristiano, insomma, al di là di questo bel risultato, adesso si guarda, già da oggi si guarda avanti. Che programmi ha la Lega su Manfredonia e che idea di progetto politico ha per la città? Innanzitutto di ristrutturarsi sotto l'aspetto puramente del partito. Manca sul territorio una sede, quindi sarà molto importante aggregare anche le persone che vorranno avvicinarsi, al di là di quello che abbiamo fatto con Gazzibi sul territorio. Certo, abbiamo una responsabilità maggiore rispetto al passato, perché sono diventato referente di un partito che oggi ha una percentuale importante, dovrà ristrutturarsi come ho detto prima e nello stesso tempo cercare di trovare di mettere giù una lista competitiva per le prossime comunali, che sarà sicuramente presente all'interno di una coalizione di centrodestra. Oggi c'ho da ricaricare un po' le batterie, qualunque mia dichiarazione potrebbe essere superficiale, non vorrebbe essere banale, e invece sono una persona che ragiona giorno dopo giorno. Stiamo facendo tanti ragionamenti anche con il segretario regionale, il vice segretario regionale Ursitti, Daniele Gusmai, con il gruppo di Manfredonia. Di lì poi troveremo la sintesi per quello che sarà il percorso che intenderemo fare. Bene, io direi di salutare Cristiano. Grazie Cristiano. Grazie ancora una volta, un abbraccio a tutti. Grazie, Varo. Grazie ancora. E allora, noi ne approfittiamo giusto per qualche istante ancora con il monitor su Piazza del Popolo per dare la possibilità ad Anna Maria Vitulano di accomodarsi e di prendere posto qui di fronte alla nostra postazione. Ecco, Anna Maria può prendere posto. Matteo, vogliamo giusto aggiungere qualcos'altro rispetto alle affermazioni di Cristiano? Beh, mi sembra che non sia un esperimento come qualcuno pensava che forse Cristiano aveva sposato la causa della Lega per una candidatura. Invece da queste ultime affermazioni, Vincenzo, che mi sembrano molto sincere e molto decise, anche l'apertura di una sede, perché la Lega non ha punti di riferimento sul territorio, è un primo mattone, una prima pietra
su quello che sarà il futuro della Lega sul territorio, una Lega che sta andando oltre Salvini con il modello Zaia, quindi meno lotta e più governo, e mi sembra che questa sia la strada giusta. Bisognerà capire poi invece quanta volontà e quanta possibilità ci sia nel costruire poi un centrodestra unito a Manfredonia, anche viste le ultime candidature alle regionali, però ci sarà sicuramente tempo. Intanto io inviterei Anna Maria a prendere posto, sì. Per stiamo andando in diretta, Anna Maria, per cui è chiaro che abbiamo anche dei momenti che, come si dice, qualcuno dice il bello della diretta, qualche momento di panico si crea sempre quando si organizzano le dirette. Anzitutto, ben trovata. Io credo che adesso il nostro regista Andrea Colaianni può andare con la ripresa sulla nostra collega giornalista Anna Maria Vitulano, vediamo un po' se ci sta andando, e anzitutto ben trovata, poi un buon risultato Anna Maria, per tra l'altro abbiamo letto anche le tue dichiarazioni dove hai ringraziato uno per uno i tuoi elettori. Anzitutto ti chiediamo se sei soddisfatta del risultato o ti aspettavi qualcosa in più. Quindi entriamo nel vivo, nel vivo dell'intervista. E qua cambiate i programmi così facilmente. Allora, buonasera a tutti. La domanda era se sono soddisfatta del risultato. Allora, intanto c'è da chiarire che sono alla mia prima, insomma, candidatura. Tra l'altro mi confronto con un terreno molto particolare, molto importante, perché è una candidatura al consigliere regionale. Chiaramente e qui c'è da aprire poi il discorso dei cittadini pugliesi. Se vuoi lo affrontiamo già adesso. Sì. Allora, io mi sono candidata per Cittadini Pugliesi. Cittadini Pugliesi è una lista civica, una lista trasversale, una lista nuova che chiaramente aveva di fronte un percorso non in salita, di più, perché chiaramente aveva uno sbarramento quasi insormontabile davanti, che è quello dell'8%, così è previsto qui in Puglia. Concorrere per agguantare questo risultato veramente era da miracolo, ma perché corrisponde ad un numero di voti, una valanga di voti, insomma, corrisponde a qualcosa come 120.000 voti. Noi l'abbiamo fatto con estrema consapevolezza, perché è stata una scelta fatta perché si traducesse in una sfida per il nostro gruppo di Manfredonia, una sfida per il candidato presidente Conca. Mario Conca è un consigliere regionale uscente, era un consigliere regionale uscente, che a febbraio non ha avuto più la possibilità di rappresentarsi nel Movimento 5 Stelle, dove era stato eletto, perché è stato espulso. È stato espulso per ragioni che lui ha spiegato in vari contesti e diverse volte sempre. E quindi a febbraio ha voluto capire con il confronto con quelli che potevano essere i suoi sostenitori, con un termometro per quello che poteva essere il sostegno che poteva crearsi intorno a lui, che cosa fare di questi 5 anni di politica di servizio che lui aveva quasi portato a termine, perché mancavano, insomma, pochissimi mesi. E il consenso c'è stato, chiaramente, ripeto, era un'impresa quasi impossibile quella di raggiungere quel numero di voti che servono per superare l'8% che è stabilito da questo paletto dello sbarramento per tutte le liste civiche. Infatti ci sono state anche liste, tra virgolette, più conosciute, blasonate, sostenute anche da candidati di livello parlamentare come Scalfarotto, che sono addirittura rimaste sotto il risultato raggiunto da Mario Conca.
Allora, la mia candidatura si inserisce in questo discorso, un discorso di sfida e di apertura anche in regione di questa lista civica che rappresentasse e che rappresenta un po' le istanze di tutti i cittadini pugliesi. Questo è il senso. Chiaramente mi sono portata per la prima volta in questo agone politico così importante e il risultato è stato, diciamo, soddisfacente, perché, ribadisco e sottolineo, non c'era nessuna velleità di raggiungere lo scranno in consiglio regionale, cioè sarebbe stato veramente da stupidi. Però è un'esperienza. Ci sono stati dei momenti, Anna Maria, durante la stessa campagna elettorale, perché io ho seguito un po' tutte le campagne elettorali, la tua in particolare, giusto per il rapporto di amicizia, di affetto e di stima che c'è tra noi, c'è stato un momento in cui forse ci avete anche un po' creduto, ed è giusto che sia così. Allora io penso che la speranza sia sempre una grande anima trascinatrice, insomma, in tutte le battaglie che facciamo nella nostra vita. Voglio dire, se non ci fosse la speranza, forse non saremmo nemmeno dove siamo adesso io, te o Matteo. Allora sì, non è un crederci con i numeri in tasca, è un crederci come anelito, come aspettativa. L'aspettativa, tra l'altro, che si giocava anche sull'elettorato di Manfredonia. Noi non abbiamo puntato a rosicare elettori da partiti strutturati, ma abbiamo puntato molto nella nostra campagna elettorale a sensibilizzare l'elettorato che non va più al voto, a recarsi alle urne, perché è un dovere e un diritto che deve essere esercitato, perché, e anche qui mi preme sottolinearlo, non andando al voto intanto non si cambia nulla, non si incide in nulla nella scelta di chi deve andare a governare, ma soprattutto si deve poi sottostare a qualunque sia poi il sindaco o il governatore della regione di turno. Cioè, noi qui volevamo veramente dare una scossa, e noi continueremo. È stata questa scossa, Anna Maria, almeno nell'elettorato di opinione rispetto a quelle che erano le forze in campo e rispetto anche al passato, alla storia degli ultimi 20 anni della politica di Manfredonia? Allora, io ti posso rispondere per quella che è stata la nostra percezione sul campo, cioè noi ci siamo sentiti rispondere e dire tantissime volte da tantissima gente. Al di là poi se questo consenso non si è tradotto nel voto nell'urna, ma noi ci siamo sentiti dire da tantissime persone che eravamo l'alternativa al non voto, cioè che questo, tra l'altro, penso che sia dipeso dal gruppo che sta lavorando a questo progetto, da me stessa anche. Cioè, io non ho sentito assolutamente nessuna critica rispetto a quella che era la mia credibilità spendibile sul territorio, che tra l'altro è già assolutamente alla portata, voglio dire, di tutti, della società civile di Manfredonia, per il lavoro che faccio, che è quello che fai anche tu. E quindi sì, io l'ho sentita questa. Perlomeno c'è stata questo abbraccio, questa sorta di abbraccio da questo punto di vista. Grazie, perché mi hai dato un motivo per andare a votare, non ci sarei andato quest'anno, e cose, insomma, simili. Adesso, se la percentuale si sia un po' alzata, mi pare di sì rispetto alle 2015, al 2015. Tu, Vincenzo, hai il dato con cui si è chiusa la percentuale di
del voto, cioè degli elettori che si sono recati alle urne quest'anno? No, in questo momento non ho questo, perché stavo leggendo invece delle dichiarazioni molto interessanti che vengono da Angelo Riccardi, ma è giusto per dovere di cronaca, perché si tratta di affermazioni che vanno in contrasto a quello che è stato detto da Cristiano Romani. Dice Angelo Riccardi: Cristiano Romani continua a fare una propaganda che lo ha portato alla sua sconfitta più dolorosa. Il sottoscritto si è dimesso il 30 marzo 2019, il resto sono punti di vista. Noi chiaramente, poi c'è tutto un prosieguo di sue affermazioni. Noi abbiamo tentato di avere anche la presenza di Angelo Riccardi, ma più perché è un ex sindaco e tra l'altro aveva la possibilità di parlare anche per conto di Pezzano e di Lucia Trigiani, che si è candidata e che tra l'altro non sappiamo se potrà essere presente in questa trasmissione. Sono ovviamente Di cronaca. Tutto fa parte della organizzazione nostra, Anna Maria, fa parte della nostra organizzazione, intesa come organizzazione mia e di Matteo Palumbo, che siamo i conduttori. Io posso esprimere e decidiamo, certo, e decidiamo, certo, di volta in volta come, certo, condurre la trasmissione. Ma io posso esprimere la mia perplessità, certo, su questa, certo, questione. Voglio dire, attenzione, Angelo Riccardi non rappresenta nessuna figura istituzionale in questo momento. Avrebbe parlato, mi stai dicendo, per nome e per conto di Pezzano e di Lucia Trigiani. Voglio dire, magari Pezzano sta a Cerignola, è stato però invitato. Vorremmo parlare invece di quello che è successo a Manfredo. Sì, ho capito, ma penso che Lucia Trigiani sia una testimone di quello che è successo, perlomeno, certo, testimone di se stessa. Quindi, voglio dire, esprimo soltanto qualche perplessità su questo modo di gestire, diciamo, questo momento, tornando, questo segmento dell'informazione. Tornando al di là di queste beghe che interessano poco il pubblico, esatto, che ci segue, il tema del giorno è se davvero ha funzionato la legge sulla parità di genere. In consiglio regionale sono entrate 8 donne a fronte di 50 rappresentanti. E poco fa c'è stato una dichiarazione di Migliano che ha detto che la giunta sarà fatta da 10 assessori, 50% uomini e 50% donne. Scusa, posso dire una cosa? Ma a questo punto, visto che c'è l'intervento, diciamo, via telefono, possiamo anche aprire ad altri interventi via messaggio? Di persone che magari hanno rappresentato sono direttamente coinvolti. Lui ha risposto a delle affermazioni che sono state fatte dai precedenti interlocutori. E infatti è quello che volevo evidenziare, capito, prima, però, diciamo, Anna Maria. È un po' anomalo. Allora, dicevamo, quindi, no, la preferenza, la doppia preferenza, ti sei dato da solo la risposta, non mi sembra che abbia funzionato. Io penso che alla fine prevalga sempre molto l'individualismo A mio avviso le donne non dovrebbero aver bisogno di una legge che accompagni il loro percorso dappertutto nella vita, nel lavoro, nella politica e in altri contesti. Allora, io quindi inviterei, più che la legge, io farei veramente un po' di scuola anche sulle donne e molta, molta opera di sensibilizzazione, perché io penso che le donne abbiano tantissimo da dire e anche tantissimo poi da dare in ambito politico. Allora, insomma, se non ci vogliamo accontentare di una legge che ci fa da stampella e che tra l'altro poi alla fine non serve nemmeno a niente, mi pare. I risultati sono questi. Se i risultati sono questi, esatto. Io non so adesso gli altri candidati che cosa hanno fatto. Noi eravamo una piccola lista civica, abbiamo anche lavorato, abbiamo cercato di mettere per esempio negli 8 candidati che spettavano per la provincia di Foggia, per questa circoscrizione, abbiamo esortato anche la partecipazione femminile che non c'è stata. Eravamo in 2 in un gruppo
gruppo di 8. Ma è una questione di cultura, Anna Maria, di mancanza di, non credo mancanza di volontà, forse non c'è... Allora io ti posso dire questo, Matteo, che forse all'esterno gli uomini dicono una cosa che è molto diversa da quella che poi praticano nel... Tra il dire e il fare, tra, insomma. Ma cioè, io stessa sono stata testimone, insomma, una sollecitazione al contrario, cioè dice ma chi te l'ha fatto fare, detta da un uomo che però dopo ha anche sostenuto pubblicamente che ben vengano le donne eccetera eccetera, quindi mi sembra proprio che ci sia ancora un perbenismo di facciata. Assolutamente sì. E poi dobbiamo anche unire a questo discorso un altro, cioè quello dei servizi, delle opportunità che non vengono date alle donne, cioè alla fine noi siamo ancora molto molto assoggettate anche alla vita familiare, alla conduzione della famiglia, e quindi abbiamo bambini. Cioè io quando ho cominciato a lavorare per la Gazzetta, quando sono andata al colloquio, io avevo mia figlia che aveva 2 anni, due anni e mezzo, va, e quindi la prima cosa che mi hanno detto è stata, ma noi sappiamo che lei ha un figlio piccolo, come pensa di poter fare, di gestire? Cioè io dico, ma cioè, sarò consapevole e capace di organizzarmi il lavoro, però non ti aiutano, questo succedeva più di 20 anni fa, però non credo, insomma, che sia cambiato molto. E poi bisogna vedere anche, bisogna costruirsela però anche questa fiducia. Noi abbiamo anche lavorato su di me, da questo punto di vista, cioè io sono una persona che lavora e che ha molti contatti, che fa questo tipo di lavoro, che ha costruito intorno a sé un'esperienza e una conoscenza del territorio, e da questo punto di vista c'è stato forse non so adesso quanti su Manfredonia, però su di me insomma c'è stato forse qualche donna Manfredonia si propone, io non mi sono proposta, io sono stata, a me è stato chiesto se volessi impegnarmi in questo, e mi è stato chiesto da un gruppo completamente maschile. Io penso che questo sia un segnale, una cosa molto significativa, cioè non sono stata candidata che ha deciso di investire su se stessa e magari col sostegno di un grande partito, io sono stata invitata, a me è stato chiesto se me la sentissi di fare questo percorso, un percorso che tra l'altro non si poteva, non era immaginabile che si fermasse alle regionali, ma che sta avendo, ecco, un prosieguo. Maria, proprio, bilancio di questa campagna questo, elettorale. Proprio questo, intanto giusto... bilancio di questa campagna elettorale, l'abbiamo ripetuto tante volte, anomala perché si è fatta d'estate, mancanza di comizi, di contatti. Però cosa vi porterà questa campagna elettorale nel bene e nel male? Perché tutte, guarda, le esperienze poi hanno sempre il doppio risvolto. Assolutamente sì, io sarei poco credibile se dicessi che questa campagna elettorale, peraltro vissuta per la prima volta così, in questo modo, non mi ha insegnato nulla e soprattutto non mi ha fatto rendere conto di una serie di problemi che poi altri verranno ancora al pettine, assolutamente. Molte cose che si... anomala, assolutamente sì, per noi che siamo partiti, praticamente noi siamo partiti a far conoscere il simbolo di Cittadini Pugliesi, credo a giugno, cioè voglio dire, mentre i partiti strutturati, voglio dire, sono partiti da un anno e mezzo prima a fare questo tipo di lavoro. No, non sono da porre sulla stessa bilancia la nostra entità con altre che nascono appunto in questo modo. E sì, mi ha insegnato molte cose, e molte cose anche da... molti errori, molte cose da fare, le cose da fare diversamente o da fare in più rispetto a quello che abbiamo fatto. Una campagna elettorale poi che si è giocata con grandi numeri, se parliamo anche di costi, e con piccoli investimenti. Noi siamo... Anna Maria, invece guardiamo al dopo, guardiamo oltre. Al dopo.
Questa esperienza, ovviamente, è un'esperienza collegata non solo alla lista cittadini pugliesi, che chiaramente esordiva in occasione di questa consultazione regionale, ma un'esperienza che va oltre, va in prospettiva, con riferimento ovviamente alla prossima tornata amministrativa che avremo, per quanto Angelo Riccardi dica che dovrebbe avvenire a novembre del 2021, invece secondo calcoli che sono stati fatti, visto il precedente di mattinata, potrebbe invece slittare alla primavera del 2022. Sì. Adesso non è che stiamo a contrastare quello che è stato detto da Riccardi o quello che stiamo dicendo noi, però c'è un precedente che è importante a dimostrare che ciò possa avvenire effettivamente nella primavera del 2022. Ecco, in prospettiva amministrative, elezioni comunali a Manfredonia, come si pone questo gruppo che ha organizzato la tua candidatura rispetto a un'eventuale discesa in campo per le amministrative? Allora, intanto io ci terrei a dire che forse mattinata in questo momento non costituisce un precedente, perché comunque c'erano le consultazioni regionali e quindi forse i comuni sono stati abbinati in uno spazio temporale, in uno spazio temporale che non è quello deputato, che quello soltanto che si apre in primavera, no? Cioè, le amministrative si svolgono soltanto in primavera. Io penso che si siano abbinate alle regionali per questo motivo. E al referendum, tra l'altro, che era già previsto. Quindi, attenzione, non so se considerarlo un precedente che si può riproporre solo per Manfredonia o solo per le amministrative di qualche altro comune nell'autunno appunto dell'anno prossimo, del 2021, ed è presumibile forse che si vada con la continuità che è prevista tra l'altro per legge nei comuni commissariati, quando non si può aprire la consultazione si assegna un ulteriore margine di tempo. Ecco perché si parlava addirittura della primavera del 2022. Quindi ulteriori 6 mesi di, allora, commissariamento. Diciamo, vedremo insomma come andranno queste cose. Le consultazioni amministrative, le comunali, sono molto diverse dalle regionali, per non dire poi delle politiche. Credo che le liste civiche nelle amministrative abbiano un senso e abbiano un potere di incidere che non esiste non può esistere nelle regionali, difficilissimo, anche per lo sbarramento che c'è stato. Cioè la direzione di un comune la può tranquillamente prendere, Mattinata ne è un esempio, la può tranquillamente far prendere una lista civica. Cioè, entrambe sono erano liste civiche. A Mattinata entrambe erano liste civiche. Esatto, le liste civiche poi raccolgono anime, esperienze che provengono anche da vari segmenti elettorali che si rifanno ad un partito piuttosto che a quello di opposto schieramento. Anari, vogliamo una risposta rispetto a quello che è stato chiesto. Prospettiva sì. Futura, amministrativa, gruppo... ma pensavo di averlo dato, nel senso, noi nasciamo come lista civica. Noi siamo lista civica e quindi penso che nelle amministrative di quando ci saranno, noi saremo assolutamente pronti per competere. Benissimo, un'importante affermazione. Poi posso dire anche un'altra cosa? Sì. Noi non siamo una lista civica che vogliamo rimanere tale e andare contro tutti e contro qualsiasi cosa. Noi siamo una lista civica, sì, ma siamo aperti anche al supporto di altre componenti della quindi, società civile. La domanda è questa. Siete aperti ad eventuali ipotesi di alleanze anche con coalizioni? Sappiamo quali sono le due coalizioni tradizionali, per cui non stiamo a dire con quale coalizione, però chiaramente siete aperti anche alle ipotesi di aggregarvi a una coalizione per le prossime amministrative. Certo, se non ad una coalizione, ma a persone che provengono e che rappresentano
altri colori di partiti. No, sai perché? La domanda che è stata fatta è riferita anche a quelle che sono le affermazioni di Michele Bordo, che apre già con un certo anticipo all'ipotesi di una alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Vabbè, poi sentiremo l'intervista. Ci sentiremo l'intervista, ma mi sembra, diciamo, un'alleanza abbastanza logica, scontata, perché scontata a livello nazionale, però dobbiamo guardare a livello locale che succede, no? È un problema che dovranno risolvere, diciamo, le forze chiamate in campo. La Ricchia docet, la Ricchia non ha accettato il diktat del partito di allearsi con Emiliano, quindi potrebbe succedere la stessa cosa, però chiaramente questo è quello che chiederemo alla rappresentante dei 5 Stelle, che credo fra non molto dovrebbe essere qui con noi, Guglielma Lecce, che si è candidata per il Consiglio regionale. Chiudendo con, ovviamente andate oltre i cittadini pugliesi, a livello locale con Agiamo, durante la conferenza stampa della tua presentazione si è parlato dell'espansione sul territorio di Agiamo come associazione, come forza politica. La società civile può dire ancora, la cosiddetta società civile può ancora dire la sua, o siamo tornati ai vecchi partiti, insomma, anche i risultati di queste regionali? No, assolutamente no. La società civile deve dire la sua, e credo che il contesto amministrativo sia proprio il migliore permettere alla società civile di esprimersi e di orientare. Anche, Maria, come dimostrano i risultati di domenica e lunedì, la gente preferisce i partiti, i candidati che hanno una storia, anche se regionali sono un altro. Ma tu ti riferisci alle regionali, però attenzione, abbiamo l'esempio di Mattinata, dove non si sono presentati, l'hai detto tu stesso, due liste civiche, quindi di che cosa parliamo? Allora, le amministrative sono un piano che va affrontato in maniera assolutamente diversa da quello che è il piano delle consultazioni regionali. Cioè, alle comunali io penso che i cittadini debbano parlare, debbano dire la loro, e soprattutto devono, soprattutto quando non si riconoscono più nei partiti più strutturati, allora perché c'è la storia del proprio paese, della propria città, che è lì da analizzare, e su questo piano bisogna confrontarsi. Cioè, se una città come Manfredonia è uscita malamente da una gestione che si è protratta, da un'amministrazione che si è protratta con dello stesso colore per 20 anni e non ha ottenuto i risultati che si sperava, anzi sotto molti aspetti è involuta, allora io penso che non ci si possa poi più riconoscere in quel tipo di partito, ma bisogna esprimere una volontà molto diversa. Bene. È trasversale. Certo. Anna Maria, noi intanto concludiamo questa intervista con te e ti facciamo gli auguri per il futuro, anche perché tutto sta a iniziare, no? Ma infatti noi abbiamo chiaramente, anche, noi chiaramente abbiamo anche... ci aspettiamo anche il tuo ritorno alla professione che sai fare benissimo, che è quella della giornalista. Ma quello da domani mattina, adesso io non sono più candidata, però c'è il mio impegno civico per la città. Io da domani mattina torno a scrivere. Abbiamo che è arrivato Lello Castriotta, un altro candidato, un altro nostro ospite, per cui noi ti dobbiamo ringraziare. Se vuoi aggiungere qualcos'altro riguardo a questi 546 voti di Manfredonia. Allora, queste sono le preferenze di Manfredonia, sono 609 poi raccogliendo qualche altra preferenza nella circoscrizione, quindi in provincia, però mi premeva anche dire, perché è stato dato un dato diciamo parziale dal nostro collega, che
Stamattina in un articolo che è uscito anche sul mio giornale veniva riportato il dato di 700, mi pare 7 voti per quanto riguarda la lista di Mario Conca. In realtà non è così, perché Mario Conca ha avuto 2300 voti come candidato presidente, parlo della nostra provincia, e la lista ne ha avuti 2070, quindi non so questo 700 a che cosa si riferisca esattamente. Dobbiamo recuperare l'articolo. Però insomma, a cui fai riferimento, perché non lo abbiamo letto. Ogni tanto, un sacco di ogni numeri tanto ci capita che ci sfugge qualcosa. Questi giorni sono stati dati un sacco di numeri. Infatti. Va bene. Allora, Anna Maria, noi ti ringraziamo. Ovviamente sei di casa qui a Manfredonia TV, anche perché poi successivamente riprenderemo anche con il solito format di Piazza del Popolo. Avremo il tempo anche di sviscerare con una buona intervista fatta direttamente a te tutto quello che riguarda questa esperienza. Ti ringraziamo e ti salutiamo, anche perché è arrivato Lello Castriotta. Io direi di cedere per qualche istante al nostro regista il pallino, perché possa mandare in onda l'intervista a Michele Bordo. Nel frattempo si accomoda Lello Castriotta. Onorevole Michele Bordo, una grande vittoria di Emiliano, inaspettata contro tutti i sondaggi. Inaspettata no, eravamo fiduciosi, sapevamo di aver costruito un'alleanza forte, il centro-sinistra, Michele e Emiliano avevano governato bene in questi anni la Puglia, eravamo fiduciosi. Certo, il risultato positivo è andato molto al di là delle aspettative, adesso dobbiamo essere all'altezza della sfida che i cittadini ci hanno consegnato, di nuovo il governo della Puglia, e io sono convinto che saremo nelle condizioni di lavorare in continuità dando risultati positivi per questo territorio, così come abbiamo fatto in questi 5 anni. C'è stato l'exploit del PD in provincia di Foggia, trainato da Raffaele Piemontese. Abbiamo fatto una lista molto competitiva, Raffaele ha lavorato benissimo in questi 5 anni insieme con Paolo, alla Regione, voglio ricordare che in provincia di Foggia ci sono stati investimenti per 1.300.000.000 di euro, la riconferma sia di Raffaele che di Paolo è la dimostrazione del riconoscimento che hanno avuto dai cittadini per il lavoro fatto in questi anni e che dovranno continuare a fare in rappresentanza di questo territorio che ha bellezze straordinarie e che merita di essere ancora di più valorizzato. Il risultato in Puglia consoliderà l'asse PD 5 Stelle anche per le riforme al Parlamento e al Governo? Avevamo detto sin dall'inizio che quello del Movimento 5 Stelle era un errore, hanno sbagliato a non appoggiare Michele Emiliano. In Di Puglia, Battista parla della peggior sconfitta per il 5 Stelle della loro storia. Ma il Movimento 5 Stelle deve decidere che cosa fare, è al governo ormai da 2 anni, da 1 anno condivide con noi l'esperienza del governo Conte e devono decidere se continuare ad essere un movimento contro il sistema, un movimento che così come sta accadendo si misura con l'esperienza del governo, e se hanno deciso, come giusto, di misurarsi con l'esperienza del governo, adesso bisogna fare il salto di qualità, bisogna guardare avanti, bisogna lavorare per costruire un nuovo centrosinistra, rafforzare questo asse tra PD e Movimento 5 Stelle. Il rafforzamento del PD in questa competizione elettorale lo rende pilastro di questa nuova coalizione, anche perché i cittadini, come hanno dimostrato, non comprendono bene il perché si stia insieme a Roma e poi ci si divida nel territorio. In prospettiva questo non deve più succedere, ecco perché io penso che da queste elezioni arrivi anche un segnale importante per il governo. Il governo nazionale, grazie alla vittoria del centro-sinistra, è un governo sicuramente più forte.
Il governo Conte riparte certamente dai risultati ottenuti fino a questo momento, la gestione positiva del Covid migliore della gestione che c'è stata in tanti altri paesi europei. Adesso c'è la sfida dell'utilizzo dei 209 miliardi di euro dei recovery fund. Dobbiamo caratterizzare la scelta, non servono sussidi ma servono scelte importanti per la digitalizzazione del paese, l'economia verde, nuovo sviluppo industriale, maggiore occupazione per i giovani, attenzione maggiore per il mezzogiorno. Queste devono essere le sfide dei prossimi anni. Io sono convinto che una maggioranza più forte ed un governo più forte saranno nelle condizioni di vincere questa sfida e di rendere il nostro paese molto più forte nel panorama internazionale. L'onda sovranista del centro-est è stata arrestata o è una battuta d'arresto momentanea? Non so se siamo già ad una battuta d'arresto definitiva. Penso tuttavia che hanno subito uno stop molto molto significativo. Matteo Salvini pensava di utilizzare queste elezioni per dare una spallata al governo nazionale. Io penso invece che la sconfitta che hanno subito, lo stop che la Lega ha subito specialmente al sud, per noi è motivo d'orgoglio e per quanto ci riguarda è un'occasione per ripartire, un'occasione per d'arrivo. Questa vittoria per noi è un'occasione per ripartire e io sono convinto che ripartiremo bene e questa competizione elettorale ha rappresentato per noi una svolta e io sono convinto che da queste elezioni ripartiremo per rafforzare il governo nazionale ma per guardare alla prospettiva politica, ai prossimi e si riparte anche a Manfredonia. Anche a Manfredonia, risultato inaspettato, tanta gente stasera in sezione per festeggiare una rielezione non scontata? Assolutamente no, siamo partiti in salita, all'inizio eravamo pochi, poi l'onda è cresciuta e penso che la vittoria di Paolo, la sua riconferma, l'importante risultato del Partito Democratico in questa città possa veramente rappresentare un momento per svoltare. Queste elezioni hanno dimostrato che il PD c'è con la sua classe dirigente, adesso bisognerà lavorare tutti assieme per le elezioni amministrative, mettere in campo un progetto politico di profondo rinnovamento, di grande novità, perché questa città merita di essere amministrata, di ottenere risultati importanti e anche di riconquistare il protagonismo che ha avuto in Puglia, nel Mezzogiorno d'Italia nel corso di questi anni. State già lavorando all'ipotesi di un candidato sindaco di qualche lista civica, una coalizione? Io penso che noi dobbiamo lavorare nel solco anche del progetto che stiamo realizzando a livello nazionale e che abbiamo realizzato nelle regioni e nei comuni in cui abbiamo votato, ottenendo anche risultati importanti. Io penso che noi dobbiamo lavorare, il nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico che è cresciuto grazie a questa competizione elettorale dovrà lavorare per costruire una larga alleanza per la città che tenga dentro le forze sane, il civismo che vive. Possibile un'asse con 5 stelle anche a Manfredonia? Questa città. Io penso che noi dobbiamo cominciare a lavorare per stare nel solco, come dicevo, del progetto che stiamo rafforzando e costruendo a livello nazionale, perché no, anche con il Movimento 5 Stelle. Io credo che questo debba essere l'asse da seguire a tutti i livelli, ma realizzare soprattutto un'alleanza larga che possa ripartire dai bisogni dei cittadini. Questa città, è inutile negarlo, negli ultimi anni purtroppo ha avuto delle difficoltà, dei problemi, bisogna ripartire a testa alta guardando alle periferie, alle opportunità che questo territorio offre. Abbiamo bisogno di una classe dirigente all'altezza e questa città ha personalità importanti da spendere che possono tranquillamente dare a Manfredonia il ruolo che questa grande città merita in provincia di Foggia, in Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia, così come è stato
è stata questa città per diversi anni, negli anni scorsi. Sì, siamo tornati dopo questa intervista, ci ha raggiunto Lello Castriotta, Raffaele detto Lello Castriotta, candidato nella lista di Fratelli d'Italia. Prima di passarti la parola, Lello, abbiamo appena mandato in onda un'intervista che ci ha rilasciato ieri al Sipontino l'onorevole Michele Bordo, il quale, oltre all'analisi del voto... No, io, Matteo, vorrei interromperti perché vorrei... consultare il nostro regista, perché c'è un rumore di fondo, c'è un eco che ascoltiamo, non vorrei che desse... Ok, ecco, lo abbiamo eliminato, va bene, vai, continua. Quindi, oltre all'analisi del voto, come abbiamo appena sentito nel video, guarda già oltre alle comunali, lo stanno facendo tutti. Matteo, vorrei salutare il nostro amico Lello Castriotta. Sì, abbiamo già presentato. Devi sapere che con Lello c'è un rapporto di amorosi sensi da una vita. Eravamo ragazzini, per cui devo aggiungere che io ogni volta che vedo lui e vedo un altro mio carissimo amico che ha sempre fatto coppia con Lello, scoppio di felicità, ma più che altro per un fatto affettivo e di bei ricordi che ho sempre avuto per Lello e anche per l'altro amico nostro che poi più in là andremo a nominare. Sì, infatti sono un'istituzione per Manfredonia. L'ho ribadito, ti ricordi anche Lello nell'intervista che abbiamo fatto una decina di giorni fa, dissi adesso è il caso di dire che non si scherza più, niente più scherzi. Quindi prima di ripassarti la parola riassumevo, insomma, in ottica delle comunali, Bordo, che cosa ha detto poco in fa? Ottica delle comunali, insomma, oltre alla mancata spallata del centrodestra, perché la partita è finita 3-3, non 6-1, 5-1, oltre al governo rinsaldato dall'esito di questa tornata elettorale, l'onorevole Bordo lancia l'idea, il progetto di istituzionalizzare il rapporto tra PD e 5 Stelle anche a Manfredonia in vista delle prossime amministrative. Poi chiaramente dobbiamo anche cercare di sapere cosa ne pensa Manfredonia Nuova rispetto alla proposta, visto che già c'è stato un iniziale accordo tra il Movimento 5 Stelle, sì, e Manfredonia Nuova. Prima dell'estate c'è stato un comunicato stampa dove annunciavano questo apparentamento. Lo chiederemo a Guglielmo Malecce, però allo stesso tempo poi lo chiederemo a fine intervista anche a Lello Castriotta. Lello, com'è andata questa campagna elettorale? Un ottimo risultato, forse qualche rammarico, però è primo nella lista di Fratelli d'Italia di Manfredonia, l'hai spuntata tu. Sì, delusione io non ne ho, perché ho una forte armatura, per cui sotto l'aspetto psicologico io sono preparato a tutto, perché non ho paura di niente, ho affrontato tante di quelle cose. Amareggiato e dispiaciuto per la città, per non poter essere al servizio di questa città straordinaria, questa città che io amo, questa città alla quale io ho fatto di tutto, rinunciando anche eventuale carriera per rimanere qui. Però posso dirti una cosa, è stata una campagna elettorale molto brutta, atipica, dove si è soltanto denigrato l'avversario, cosa che io non ho fatto. Avevo deciso nell'intervista che avevo fatto con te, caro Matteo, di fare una campagna elettorale con sobrietà. Sono stato attaccato da tutti perché Lello Castriotta non ha padroni, non ha padrini, non ha il suo burattinaio, perché è morto appena io sono nato. Per cui io ho deciso di andare avanti, di fare la mia campagna elettorale. Ringrazio soprattutto a tutti coloro che mi hanno dato fiducia a Manfredonia. Sono fiero e orgoglioso dei miei elettori, quelli che hanno espresso fiducia a me. Posso solo dire che io non tradirò chi mi ha votato. Dico perché. Poco fa hai detto le dichiarazioni dell'onorevole Bordo, io rispetto le idee dei partiti, non sono abituato a criticare perché io faccio politica, non faccio la politica da bar, io faccio la politica con la P maiuscola, politica intesa come servizio, politica intesa come
diciamo, soprattutto ammirare e andare incontro a quello che è il bene comune. Noi stiamo già lavorando, io l'ho detto pubblicamente in più interviste, l'ho detto anche nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con la diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, alla presenza di Sua Eccellenza Franco Moscone. Noi faremo un comitato di salute pubblica aperto alle forze politiche e sociali, alla scuola, alla chiesa. Chi vorrà può entrare, ma questo comitato serve a fare un governissimo, un governo di unità comunale che guarda e tiri fuori soprattutto Manfredonia dalle sabbie mobili in cui è caduta, per rilanciare tutto quello che c'è da rilanciare: sanità, ospedale, porto, contratto d'area. Stiamo già lavorando per un comitato che stiamo mettendo su con un gruppo di amici, questo comitato che uscirà fuori fra poco, a tutela e salvaguardia dell'ospedale di Manfredonia. Ecco Lello, tu parli di comitato, quindi parli di un eventuale impegno civico. Questo che significa? Significa mettere da parte l'esperienza con il partito, la forza politica di Fratelli d'Italia, o continuare con questa esperienza? Assolutamente no. In questo comitato è perché le affermazioni aperto tue sono anche alle forze politiche, quindi a Fratelli d'Italia, se vuol venire Forza Italia, se vuol venire la Lega, è aperto anche alle forze politiche. Ma tu continuerai ad essere un esponente di Fratelli d'Italia? Io sono un esponente Benissimo. Di Fratelli d'Italia, non rinuncerò a fare politica, continuo a fare politica e darò il mio contributo non solo a Manfredonia, ma se occorre all'intero partito a livello provinciale e regionale. Bene, a proposito delle prossime comunali, sì. Ci segnalano questa normativa. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 mesi a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi in casi eccezionali. È anche stabilita una forbice nello stesso articolo, 15 ottobre e 15 dicembre, quindi a Manfredonia si dovrebbe votare entro e non oltre il 15 dicembre 2021, salvo ulteriori deroghe straordinarie. Ci segnalano chi fa questa segnalazione? Ci arriva da Maria Teresa Valente. Benissimo. Che ha approfondito la questione. Lello Castriotta affermerebbe il contrario. Sì, mi spiego perché è il contrario. Dopo 18 mesi... O contrario, o comunque affermerebbe sì, qualcos'altro. No, secondo me diciamo anche la logica amministrativa, perché secondo me dopo 18 mesi qui sicuramente scatterà il dissesto finanziario, non si potrà fare a meno, i debiti sono tanti, accumulati, e quindi sarà difficile andare all'elezione, per cui questo inevitabilmente porterà ai commissari a stare ancora altri quindi sei mesi. Questa è una deroga eccezionale al regolamento. Ma sicuramente io sono certo che si arriva qua, perché la situazione economica finanziaria del comune di Manfredonia è disastrosa. Non a caso i servizi non funzionano, i costi sono aumentati. Io mi auguro che il buon Dio ci guardi da lassù, perché i danni creati a questa città sono stati tanti. Bene, Lello, noi abbiamo detto proprio all'inizio di questa diretta, che sta avendo un altissimo indice d'ascolto, per cui vogliamo ricordare che questa è una diretta che viene offerta sia da Ilsi Pontino che da Manfredonia TV. Ringraziamo il nostro regista Andrea Colaian, il collaboratore Michele Armillotta, per dovere anche nei confronti loro che stanno lavorando dietro le quinte. Noi abbiamo evidenziato questo, cioè la situazione iniziale, quella che vedeva inizialmente Fitto avvantaggiato rispetto a Emiliano, poi addirittura con gli exit poll in un testa a testa che
ci avrebbe portato fino all'ultimo voto, invece poi alla fine si è manifestata come delusione grossa per questo distanziamento già dal terzo exit poll. Che cosa è successo realmente? Qualcuno molto malignamente, sicuramente con l'intenzione di creare dissenso all'interno della coalizione di centrodestra, afferma che c'è stato lo scarso impegno da parte della Lega, però noi non ravvisiamo questo scarso impegno, ma più che altro ravvisiamo una reazione che c'è stata da parte dell'elettorato a sostegno di Emiliano, soprattutto l'elettorato di parte 5 Stelle che ha optato con il voto disgiunto, e poi anche perché questa grande mobilitazione che è tipica del Partito Democratico, che è riuscita a portare al voto quei tanti elettori che probabilmente non sarebbero andati alle urne se non accompagnati quasi fisicamente. Convieni anche tu, Matteo, con quello che affermo? Sì, sicuramente sono maggiormente organizzati dal punto di vista elettorale, sono partiti anche prima perché avevano svolto in maniera molto anticipata anche le primarie, quindi avevano un candidato presidente già molti mesi prima, e probabilmente Fitto è arrivato anche un po' scarico a questa, allo svolgimento della campagna elettorale, perché sfinito dalla diatriba interna che lo ha visto la sua candidatura solo praticamente dopo l'emergenza Covid a giugno inoltrato, quando e poi c'è stata tutta la difficile composizione delle liste, perché sappiamo che prima si parte meglio è, quindi diciamo c'è stata tutta una serie di probabilmente c'è stata anche i sondaggi che davano in vantaggio hanno fatto sì che fosse una campagna elettorale meno aggressiva, più soft, mentre dall'altra parte la morsa, sì. Esatto, mentre dall'altra parte hanno tirato fuori le unghie già dal 2 settembre, quindi da dopo le elezioni. Ci sono in campo anche Nichi Vendola, che ha fatto un endorsement quotidiano ad Emiliano. Sono stati bravi ad intercettare anche il flusso dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, che non è di secondo piano, e sono stati bravi a gestire anche le altre forze, come quella di Scalfarotto, che potevano essere decisive nella sconfitta. Potrebbe nascere il partito dei presidenti, perché effettivamente hanno avuto maggiore visibilità mediatica nella gestione dell'emergenza, hanno anche gestito risorse che probabilmente potevano essere gestite meglio prima. Sentiamo cosa ne pensa, ascoltiamo cosa ne pensa Raffaele. Sì, c'è stata una miriade di problemi e di elementi che hanno concorso forse alla perdita dell'elezione da parte di Raffaele Fitto e dell'intera coalizione di centrodestra. Il lockdown ha giocato un ruolo fondamentale e il Covid-19 gestito da Lovalco ha dato visibilità enorme, tantissimo, all'attuale presidente della regione Emiliano. È stato un continuo bombardamento agli elettori. Aggiungasi a questo anche le firme dei contratti, Sanità Service, ausiliari sociosanitari a Foggia, Emiliano in pompa magna lì seduto, che con molta tranquillità, con tanta gioia, faceva firmare questi contratti. Non si è mai visto nella storia che un presidente della regione si rega a far firmare i contratti dalla Sanità Service oppure dagli ausiliari sociosanitari. È chiaro, come dicevo, il Covid ha giocato tantissimo. Poi c'è stato l'altro elemento, la posizione di Altieri, che a tutti i costi ha voluto alzare il prezzo, perché lì il problema non era tanto porre Altieri a candidato presidente della regione, perché il miglior candidato del centrodestra alla regione, non l'ho detto io, l'ha detto la Russa, l'ha detto la Meloni, l'ha detto Rampelli, era Raffaele Fitto. Raffaele Fitto è un grande amministratore, un ottimo amministratore,
è un amministratore che lui è instancabile, lui è capace di lavorare 24 ore. Questa situazione ci ha fatto perdere tempo, tantissimo tempo, per cui siamo stati costretti a fare la campagna elettorale in ritardo. A Bari, chiaramente, all'ultimo momento è venuto fuori De Caro. A Lecce c'è stata un po' una perdita all'interno del suo territorio. A Lecce abbiamo perso un bel po' rispetto a quello che aveva Raffaele, e in più lì ha concorso ed è venuto in soccorso di Emiliano anche il Presidente del Consiglio Conte, quale ha elargito quello che erano previsti dalle norme, quindi riagevolazione all'impresa e a fondo perduto. Tutta questa serie di cose chiaramente ha giocato a fare andare in difficoltà l'intera coalizione centrodestra. Ci sono stati non poche problemi, perché adesso la Lega... Però Manfredonia in provincia di Foggia, Lello, in controtendenza, Manfredonia addirittura uno scarto di più del 10%, i partiti, Forza Italia primo partito, ma anche Fratelli d'Italia, che era lo 0,9 se non ricordo male, 2015, ha avuto uno scatto, quindi qualcosa su Manfredonia in provincia di Foggia è successo, noi, ma non è stato abbastanza sufficiente. No, noi a Manfredonia abbiamo raggiunto il 10%. 10,6%. Eravamo al 5,9% alle europee, siamo arrivati al 10%. E io adesso devo dire una cosa, la dico tutta, la dico in maniera chiara, con tanta franchezza. Io adesso sono preoccupato, perché in politica si gioca anche a fare le ripicche. Non vorrei che questo potrebbe essere causa ancora di mancanza attenzione ai problemi di questa città. Io sono soprattutto preoccupato di questo, che la politica del governatore eletto Emiliano possa penalizzare soprattutto questo territorio, visto che lo sta penalizzando, lo ha penalizzato, lo sta penalizzando, ho la vaga impressione che continuerà a penalizzare questo territorio. Mi auguro che chi è stato eletto si svegli dal sonno in cui è caduto e guarda un po' di più ai problemi di Manfredonia. Manfredonia ha bisogno di aiuto. Noi ci saremo anche se stiamo all'opposizione. Bene, mi comunque, auguro. In Fratelli d'Italia è stato eletto Gian Nicola De Leonardis, che conosce molto bene la situazione del territorio, Manfredonia, Foggia. Lui è di casa, tra l'altro De Leonardis ha avuto un bel bottino di voti a Manfredonia. Credo che all'interno di Fratelli d'Italia a questo punto si debba creare una task force per invogliare lo stesso De Leonardis ad essere presente in maniera preponderante come consigliere regionale di opposizione in rappresentanza del territorio. Me lo auguro che il mio amico ponga attenzione anche a Manfredonia. Gli faccio gli auguri che è stato eletto, che è il nostro eletto nei Fratelli d'Italia. E a questo punto non posso fare altro che lanciare un appello a Gian Nicola. Gian Nicola, sei stato eletto, faccio questo appello in diretta. Hai preso la bicicletta e pedala. E fai una cosa, visto che sei venuto a prendere i voti, tanti voti, così come gli altri, abbi un occhio particolare per questa città che ha bisogno rispetto a tutta la provincia. Dice, io devo dire una cosa, questa città c'è stato l'assalto da parte di persone candidate nelle varie liste. Manfredonia ha dato a persone non di questa città quasi 6.500, 6.600. Questo è un dato. Questo è un dato importante, forse perché c'è un'eredità che deriva dal 1620, da quando c'è stato il famoso saccheggio dei turchi. Se Manfredonia, sicuramente. Se Manfredonia avesse posto attenzione anche nei confronti di chi sta parlando in questo momento, penso che avrebbe avuto una voce in più. Una voce... Pure, Lello, ci si è lamentati per la presenza di troppi candidati di Manfredonia, che erano 12. Vabbè, ma qualcuno forse ha confuso questa elezione come candidati comunali. Io l'ho preso come candidato regionale, è una cosa diversa. Non me ne vogliono se io dico questo. Ma
Un conto è portare a casa un bottino al partito di 1.400 voti, un conto è dare al partito 300-400 voti, insomma, sono due cose distinte e separate. Capisco pure che si sono voluti confrontare e vedere che forza politica, che forza hanno, per poi presentarsi candidati alle prossime comunali. Secondo me la lettura è questa. Anche se effettivamente dalle affermazioni di Lello Castriotta io ne trarrei altri spunti per aprire un'ampia discussione. Matteo, mi auguro di certo volerla elaborare in altre occasioni, in altre puntate, se ci sarà sì, la possibilità. Perché di temi ce ne sono, anche, ce ne sono sì, tanti, al di là delle polemiche politiche molto basse, però c'è tanto da raccontare, tanto da confrontarsi. Lello, prima parla di questo comitato per la salute in ottica elettorale comunale, come pensi sia strutturato, se ci sarà un tuo impegno in prima linea? Quali saranno i primi passi di questo comitato? Si presenterà a breve? Come funzionerà? Appena definiremo l'assesto del nostro partito di Fratelli d'Italia, saranno invitate un po' tutte le forze politiche e sociali come fuori dai partiti. Io starò in prima linea per elaborare questo progetto, lancerò questo appello pubblicamente anche attraverso i mass media, nella speranza che sia raccolto. Ho avuto modo di parlare con alcuni componenti che hanno dato vita all'associazione, al comitato Manfredonia Rialzati, quale ho avuto modo di ascoltare attentamente, e sarà uno dei primi diciamo movimenti o comitati che io terrò in debita considerazione. Poi chiaramente c'è Manfredonia Nuova, ci sono tante persone. C'è voglia di impegnarsi in sicuramente città. Manfredonia ha bisogno di tutti, non abbiamo bisogno in questo momento per salvare la città le polemiche, non servono le polemiche. Chi vuol fare polemico, chi vuol raggiungere il traguardo per il potere, tra virgolette, per gli interessi partitici che ci possono e ci sono, ci devono anche essere, ma prima di tutto deve venire Manfredonia al centro dell'attenzione nostra per chi vuol fare politica. Quindi tu stai anticipando che ci potrebbe essere nell'ambito della coalizione di centrodestra un allargamento anche alla società civile, all'impegno civico. Esatto. È così, esatto. Lello? Quindi la anche lettura, questo è da evidenziare. La lettura è questa. L'impegno deve essere di tutti, non può essere di pochi o di pochi partiti. Noi abbiamo bisogno di stare tutti insieme, al di là degli steccati, destra, sinistra, minoranza, opposizione. Manfredonia ha bisogno di tutti. Manfredonia bisogna tirarlo fuori dalle sabbie mobili in cui è caduto. Non può. Se noi non riuscissimo a fare questo, il futuro di questa città non ci sarà, perché tutto quello che è avvenuto, quello che sta e quello che è successo è una cosa inaudita. Io non l'accetto né come cittadino e né come politico. Il mio impegno, soprattutto da manfredoniano, è salvare Manfredonia. Abbiamo tutte le potenzialità per dire noi siamo la prima città della Capitanata. Benissimo, Matteo. Ultima domanda, il centrodestra riuscirà ad essere unito in questa tornata elettorale? Ci sono stati almeno tre candidati forti. Io mi aspettavo questa domanda, è un po' carogno, Matteo. Io lo aspettavo. Giornalista. Tu sai che io ho molta stima sia di te che di Vincenzo, anche perché vi ritengo obiettivi. L'ho fatto con l'obiettività la domanda. E liberi, obiettivi e liberi. Senti, se qualche partito del centrodestra non vorrà esserci, può benissimamente alzarsi, può benissimamente cambiamo il microfono, può benissimamente alzarsi, sollevarsi dagli incontri e andare per conto proprio, perché non accetteremo prime donne, sia ben chiaro, arroganza, presunzione. Non mi fermo qua. Non accetteremo questo. Non accetteremo. Se vengono in punta di piedi e con molta umiltà e capiscono che c'è Manfredonia, non, la gente che si vuole pavenciare o vuole emergere può andarla a fare su un teatro, su un palco. Ma adesso non si scherza più. C'è Manfredonia prima di tutto.
Bene, ovviamente questo significa che se c'è questo allargamento da parte di questa eventuale coalizione di centrodestra verso l'impegno civico, non accadrà invece dall'altra parte, o potrebbe accadere dall'altra parte, nel cercare obiettivi comuni con altre forze della stessa coalizione. Cioè, che cosa significa questo? Se c'è l'impegno civico a destra o nel centrodestra, ci sarà automaticamente anche impegno civico a sinistra o nel centro-sinistra. Quindi come si sposa? Allora, questo? Vincenzo, possiamo anche incontrarci? Non è che deve essere un impegno solo del centrodestra. Se nel centro-sinistra c'è anche questo impegno, penso che possiamo anche incontrarci. Il problema è Manfredonia. Al quindi, centro, al centro Matteo, deve esserci la città. La novità, al centro quello, deve esserci la benissimo, città. Quello che sta proponendo Lello Castriotta è che, vista la situazione di Manfredonia, probabile dissesto, visto quello che si è verificato, visto le problematiche, le grosse problematiche economiche che ci saranno a partire dai prossimi mesi, Lello Castriotta, candidato di Fratelli d'Italia, auspica una grossa coalizione per Manfredonia che comprenda tutte le forze politiche con la finalità di dare una risoluzione alla problematica Manfredonia. Aggiungo un'altra cosa che è fondamentale per la nascita di questo comitato, un'altra cosa. Eventuali candidati devono avere una propria autonomia finanziaria, una propria dipendenza economica. Cosa vuol dire? Devono essere liberi, devono avere una propria un proprio budget, stipendio. Ma questo per permettere, per essere più sereno, non vanno candidati disoccupati. Noi dobbiamo porre attenzione ai disoccupati per la risoluzione del lavoro, perché ognuno di noi, se occorre, perché no, anche le indennità possono essere dimezzate. Cioè ci deve stare il famoso impegno, soprattutto un impegno deve essere volontario. Non è che devono andare lì per portare lo stipendio o il gettone di presenza. Va bene anche il gettone di presenza, ma non deve essere uno strumento per far portare a casa chi non vive dei propri, deve vivere di politica. Questo benissimo, noi non l'accetteremo. Benissimo, affermazioni forti, Matteo. Io non so se ci sono più forti tra tutti, sì, i candidati, cioè, si è sbilanciato, è andato oltre, quindi ci ha quindi fatto siamo piacere. Partiti dalla probabile ipotesi auspicata dall'onorevole Bordo dell'alleanza PD 5 Stelle tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, salvo poi quello che potrà decidere Manfredonia Nuova, o gli stessi 5 Stelle locali. Un invito da parte di Lello Castriotta, esponente di Fratelli superare d'Italia, tutti gli steccati, alla grossa coalizione che comprenda tutte le forze politiche e sociali con la finalità di interessarsi della problematica Manfredonia. È uno scenario tutto da costruire, anche Cristiano Romani sottolineava poi la necessità comunque di costruire una coalizione stabile, moderata, quindi ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. Credo che forse visto che il ferro sarà travaso delle idee. No, visto che il ferro è ancora caldo, penso che si metteranno subito all'opera per trasformare queste ipotesi in certamente, qualcosa di concreto, e ne trarrebbe giovamento solo la città, che oltre a scontrarsi sui social di insulti e altro, potrebbe ragionare su qualcosa di concreto, visto che poi, che sia il 2021 sia il 2022, comunque la data arriverà. Prima si parla, lo dicevamo prima, nella campagna elettorale di Fitto e di Emiliano, chi è partito prima ha avuto la meglio, perché aveva una condizione, era preparato fisicamente alla maratona, nello sprint finale è riuscito a dare di più, e questo a noi, Vincenzo, giornalisticamente e poi anche come cittadini, non può farci che piacere, perché certo, negli ultimi tempi si è parlato non più di idee, non più di ma solo di critiche, di contrapposizioni, e che ci sta nella dialettica politica, però come dice l'inno, quando c'è bisogna stringersi a corte,
l'inno nazionale, e quindi è un impegno che credo che chiunque si affaccerà a questa nuova competizione elettorale, perché sarà a tutti gli effetti una competizione elettorale, debba partire da questi presupposti, e io credo che anche noi della stampa avremo un ruolo all'interno nel raccontare il più asetticamente possibile, e dovremo cercare di raccontare quanto anche di buono succede in città, perché troppo, o sul territorio, perché troppo spesso si cade nell'inganno, nella scorciatoia del raccontare ciò che non succede, che è giusto per diritto di cronaca, però se c'è qualcosa di buono, che anche un fiore che nasce, è giusto che sia dato lo spazio, è il momento anche giusto per fare questo passo. Bene, Lello, io condivido, tra l'altro anche dal punto di vista affettivo, quello che è stato detto, anche perché tu sei un uomo di unione, non sei una persona che ama creare distacco, dissidio, e questo fa molto piacere, ti onora. Matteo, noi aspettavamo gli altri ospiti, sì, Guglielmo c'è, Lecce. C'è fuori l'altra, dovrebbe esserci Noemi Frattarollo. Bene, ci allora fanno io segno. Direi allora, di dare spazio a Noemi. Io volevo ringraziare Manfredonia TV, simpontino.net, volevo ringraziare te Vincenzo. Grazie. Ringrazio il giornalista, nonché il professore Vincenzo Di Stasio, il dottor Matteo Palumbo, alla regia Andrea Colaiani, l'altro amico. Grazie per questo spazio che mi avete dedicato, grazie da parte del partito Fratelli d'Italia, di cui mi onore di rappresentare. Sappiate che io sono sempre a disposizione, e il mio progetto, la mia formazione, la mia mente, il mio amore si chiama Manfredonia. Benissimo, noi ti ringraziamo Lello, perché sono belle queste affermazioni, tra l'altro dette con il cuore, conosciamo anche la tua sensibilità, quanto è grande il tuo cuore, per cui ti auguriamo tanta fortuna e ti invitiamo davvero, dopo queste belle affermazioni, a continuare con la politica, perché Manfredonia, lo ha detto qualche altro esponente politico, ha bisogno di politica, non di beghe, non di litigi e neppure di polemiche, abbiamo bisogno di politica. Salutiamo Lello e fra un po' diamo spazio a Noemi Frattarollo. Grazie Lello, grazie in bocca al lupo. Viva il lupo sempre. Sì, allora Vincenzo, abbiamo affrontato molto i temi del centrodestra, adesso ci spostiamo un po' sul centrosinistra, quindi abbiamo notato anche che nonostante la sconfitta c'è molto animo, ancora tanto da fare per gli esponenti del centrodestra, anche a Manfredonia, oltre a queste parole di Lello Castriotta, che ha lanciato questa idea di questo progetto di salute pubblica, Cristiano Romani ha annunciato la prossima apertura della sede della Lega, e come dicevi tu, quindi c'è qualcosa a livello politico che si muove, nonostante i risultati elettorali regionali, che è vero che sono un'altra partita, però è stata pur sempre una competizione elettorale. Si è tornato a parlare di elezioni a Manfredonia dopo tanto tempo, quindi sono fatte un po' le prove generali di quelle che sono poi le future competizioni. Probabilmente si affacciano anche nomi nuovi, adesso gli ultimi due ospiti sono Noemi Frattarollo e Guglielma Lecce, che per la prima volta si sono affacciate ad una campagna elettorale. Tra l'altro sono anche donne, prima ne parlavamo con Anna Maria Vitulano. È presente anche Guglielma Lecce, non ancora. Va bene, allora diamo spazio a Noemi, invitiamo Noemi ad entrare qui in studio in modo che possiamo parlare con lei. Io
Matteo, credo che sia successo anche per te. Abbiamo già avuto l'occasione di parlare con Noemi Frattarolo. È una bellissima persona, Noemi Frattarolo. Dice delle cose molto Benvenuta belle, Noemi. molto interessanti, che condivido in pieno, tra l'altro. Ed è anche molto bello dialogare con lei. Scalfarotto presidente, doveva fare il dispetto ad Emiliano, non è riuscito a farlo, ha schierato sul territorio tanta bella gente, tra cui anche Noemi Frattarolo. Soddisfatta del risultato? È strano, arrivano messaggi di tutti e due i generi, nel senso che qualcuno scrive: Mannaggia, ce la potevamo fare perché aveva speranza di cambiamento. E qualcuno dice: Un grande risultato, perché i due punti di vista dipendono dal grado di esperienza politica del cittadino. Perché, come sapete, ci sono persone che non si sono mai approcciate alla politica, che si sono unite a noi perché dalla politica purtroppo hanno subito. E poi ci sono persone che si sono unite a noi invece da tecnici e con grande esperienza politica, che invece hanno letto nei nostri risultati uno spiraglio di luce finalmente su questo territorio. Perché effettivamente, se posso andare avanti, Certo. spiego il mio punto di vista direttamente. I nostri voti sono stati in un certo senso inaspettati, perché voi sapete bene che a Manfredonia c'è un sacco di gente che si definisce di destra o di sinistra, e questo cosa vuol dire? Che la gente spesso va a votare perché di tradizione in famiglia è di destra, mio nonno era di destra, noi siamo tutti di destra, ma spesso senza comprendere il tipo di politica che sta portando avanti in quel momento il candidato di destra o viceversa. Versa di sinistra. Quindi si concentrano un sacco di elettori che vanno a votare perché si definiscono di destra o di sinistra, ripeto. Invece poi ci sono quegli elettori, come sono stati i nostri, che sono stati tutti elettori Magari che sono anche tornati a votare dopo tanto tempo. bravo Matteo, che sono tornati a votare con fiducia. Che alcuni proprio non si erano mai approcciati alla politica, che quindi abbiamo spinto all'informazione, che abbiamo invitato a capire. Noi abbiamo fatto dei tavoli tematici ogni pomeriggio perché volevamo che la gente contribuisse alla propria politica. Noi non chiedevamo di andarci a votare a priori, ma chiedevamo di partecipare al discorso pubblico, alla cosa pubblica, di dire la propria, di soprattutto parlare delle problematiche. E noi eravamo lì in ascolto e non soltanto, eravamo lì per progettare. Questo è andato bene perché noi abbiamo visto in questo risultato una grande forza, quindi abbiamo compreso che c'è una parte di questa città che vuole cambiare. I 605 all'incirca voti di Ivan Scalfarotto non sono altro che voti, tra virgolette, di Noemi e del suo gruppo, perché mentre chi è di destra e di sinistra, voi sapete bene, non in un certo senso aveva l'appoggio già garantito di due figure conosciute come Emiliano e Fitto, o magari anche del simbolo che era più del noto. simbolo noto, quindi il simbolo di Fitto, il simbolo di Emiliano, simboli noti, partiti enormi, grandi, esistenti da sempre. Noi, simbolo nuovo Italia Viva. Che è nata a gennaio, poi lockdown non ha avuto il tempo di dialogare, di Girare. girare, di farsi conoscere, quindi in un certo senso ha avuto questa parentesi di stasi. Dopodiché la scelta di Ivan da parte di Italia Viva, un personaggio noto per i più tecnici, per quelli che amano la politica, che seguono la TV, che leggono i giornali, perché è un sottosegretario agli affari esteri, ma sconosciuto dai più.
E quindi noi abbiamo veramente portato avanti una doppia scena fatica nel portare nuova. Avanti la campagna elettorale. Doppia fatica, perché per far conoscere l'ideologia del partito, questo partito riformista, europeista, questo fatto che finalmente c'erano tre partiti, una coalizione di Più Azione, di Più Europa Azione e Italia Viva, che aveva deciso di portare avanti quest'uomo straordinario che è Ivan Scalfarotto, che poteva portare da noi un arricchimento effettivamente sulla... Non ha funzionato, noi mi ha raccolto molto meno del previsto. Effettivamente ne stiamo parlando. Siamo a livello provinciale e regionale. Certo, è inaspettato, sinceramente è inaspettato. Io torno a ripetere, posso soltanto paragonare l'esperienza regionale all'esperienza nostra, perché l'esperienza regionale non fa altro che essere un'esperienza in grande rispetto a quello che è accaduto a noi. A noi è accaduto questo, la gente è andata a votare ciò che conosceva. Non importava se queste persone che si sono riconfermate avessero fatto e cosa avessero fatto per questo territorio, e parlo della provincia. Alla gente importava sapere che se devo andare a votare io conosco quello. E probabilmente la stessa cosa ha funzionato per Emiliano e Fitto. E poi, perdonatemi, c'è stato un investimento di risorse dal punto di vista proprio di pubblicità e di campagna elettorale, che è stato veramente inequo. Perché? Voi immaginate una Noemi che si avvia per la prima volta in una campagna elettorale e che investe, dico per dire, 1.000 euro con risorse proprie, con un gruppo di persone che lavora e che fa progetti, e immaginate un candidato consigliere che è in regione da tanti anni, che ha investito non solo tante più risorse, ma che era già evidentemente conosciuto su tutto il territorio provinciale. Quindi torno a ripetere, c'è questa disinformazione che ha fatto male al risultato finale, e lo stesso, scusami Matteo, anche per quanto riguarda il candidato governatore Ivan Scalfarotto, perché alla fin fine Emiliano il colpo di coda l'ha dato con tutti i provvedimenti emanati nelle ultime settimane con soldi regionali. Allora, un conto era Ivan Scalfarotto che diceva io voglio fare questo con voi e per voi, un conto era un presidente ancora in carica che prendeva e faceva, nonostante noi lamentavamo il fatto che non avesse fatto negli ultimi 5 anni purtroppo quello che aveva programmato, in un colpo di bacchetta ha fatto, o ha semifatto, perché dei provvedimenti comunque erano incompleti, ha fatto delle cose che hanno fatto un pochettino, hanno rincuorato gli elettori, e che hanno detto ah, però vedi, se qualcosa ha fatto, qualcosa non ha fatto, sta facendo delle cose carine. Questo però io credo non sia giusto in una campagna elettorale, perché evidentemente non si lavora sullo stesso piano. Quindi con questo, gli stessi mezzi. Questo vuol dire che dobbiamo aspettare la prossima campagna elettorale per qualche altra inaugurazione. Speriamo di no. Allora, 5 anni sono lunghi, Vincenzo, non sono 5 giorni, insomma è un periodo abbastanza lungo. Io spererei che non accada Vincenzo, questo. Posso insomma. Dirti certo, una cosa, certo. una nostra tra virgolette diciamo provocazione. Io mi auguro che grazie al fatto che questa volta ci sono stati almeno per Manfredonia 11 candidati, 12 questa cosa abbia fatto un pochettino tremare, oppure abbia fatto il solletico, ora non sappiamo, perché casomai tutti i due candidati che erano in carica e che si sono riconfermati probabilmente hanno avuto un solletico rispetto a questo, ma io credo di no, perché ne abbiamo sentite di tutti i tipi, tra cui il voto utile, questa tiritela del voto utile. Quindi non disperdete i voti, quindi evidentemente questo fatto che ci fossero tanti candidati ha fatto un pochino tremare le gambe di qualcuno, e chissà che questo non serva come base per il futuro, quindi permetta loro di lavorare di più, perché in fondo io credo nessuno, almeno personalmente, posso parlare per me,
Nessuno del mio gruppo ha deciso di intraprendere questa strada per andare a Bari, come si dice ai titoli dei giornali, a Bari per i 15.000 euro. Non vi siete né illusi né tantomeno per ci avevate fatto un pensierino. Noi, se loro dovessero lavorare bene, saremmo i primi a complimentarci. Perché è questo che noi vogliamo crescere così come crescono altre zone della Puglia, perché di questo si tratta. Noi purtroppo lamentiamo il fatto di non crescere, e se evidentemente il territorio cresce perché l'utilità deve essere e l'aiuto deve venire dai consiglieri regionali, è evidente che i nostri non hanno fatto abbastanza, perché noi non dobbiamo prendere i soldi e andarci a fare la vacanza in Salento perché si sta meglio, dobbiamo permettere agli altri di venire da noi, perché Manfredonia, Foggia, Vieste e tutto il circondato deve essere una terra che veramente accoglie, che ha ogni tipo di privilegio. Noemi, tu hai fatto riferimento a chi ha chiesto il voto utile, due sono, diciamo, i candidati che in particolare hanno chiesto il voto utile. Non è un'accusa, perché li abbiamo ascoltati, abbiamo avuto come giornalisti, lo hanno detto pubblicamente, però con uno di questi due candidati che ha chiesto il voto utile, fra qualche mese dovrai andarti a confrontare nell'ambito di una eventuale coalizione di centrosinistra. Che cosa accadrà? Verrà messa da parte questa bega del voto utile e si penserà ad altro, ad andare verso il futuro? Sono ferite che non si rimarginano? Allora, se lo chiedi ad una pacifista di formazione e di professione, che è quello che faccio, andare in giro a sistemare situazioni, mettere pace. Sappiamo, le partite durano 90 minuti, a caldo si può dire tutto, poi io non si raffreddano gli animi. Io credo che il rapporto con me dipenderà soltanto dagli altri candidati, perché io sono una che vuole solo lavorare, e se mi si chiederà di lavorare, si lavorerà. Di certo io ho un difetto, che non si lavora a modo loro. Si lavora a modo mio, cioè io lavoro a modo mio, poi ognuno può lavorare come vuole, ma io lavoro con chi ritengo utile spendere il tempo, perché altrimenti io non mi avvio proprio, perché se per questa città si deve lavorare, secondo me, torno a ripetere, quando la gente ci ha fermato per dirci finalmente una politica nuova, per me è la politica, cioè è la politica del fare, la politica dell'ascoltare, la politica del progettare, la politica del collaborare. E noi siamo stati un gruppo che aveva ogni tipo di formazione, ambientale, sanitaria, scolastica, ci siamo buttati su tutti gli argomenti e i settori perché ne eravamo a conoscenza. E questo è il problema, che finché noi siamo un gruppo aperto al dibattito, all'ascolto e alla collaborazione, richiediamo almeno lo stesso modo di operare, perché altrimenti non si può operare insieme. Io poi la gente può dire quello che vuole, nel senso che io ho fatto una mia campagna elettorale probabilmente accusatoria su fatti. Probabilmente accusatoria, ma su fatti, non ci siamo inventati niente purtroppo. E torno a dire che non mi sarei mai candidata se le cose fossero andate bene, perché io stavo bene dove sto, io ho un lavoro, ho degli hobby, faccio già un lavoro con le associazioni. Così come le associazioni non nascono se non hanno bisogno di nascere. La gente non si riunisce in associazione perché non c'ha tempo da perdere, la gente si riunisce perché c'è un problema da affrontare, un problema che li accomuna, e perché nessuno li ascolta, perché altrimenti andrebbero presso gli uffici. O no, Vincenzo, tu sei benissimo. Io invece ti aggiungerei questo, Noemi, siccome quando si parla di associazioni devi sapere che anche i partiti politici sono associazioni, ci sta chi si dedica all'associazionismo e al volontariato all'interno di questo associazionismo con l'obiettivo di raggiungere uno scopo comune, e ci sta chi invece si riunisce nell'ambito di un partito con l'obiettivo di raggiungere il potere per se stesso e forse anche per la città. Esatto. Quindi che fai parte di questo o di quell'altro gruppo? Vincenzo.
poi tu, vabbè, quindi gli altri, ma io è un provocatore. Allora, Vincenzo, quindi gli altri fanno parte di quell'altro chiedere, gruppo. Ma no, perché poi, come si dice a Manfredonia, aiutatemi se mi sbaglio, domanda all'acqua rullo se l'acqua è fresca. Cioè, io ti posso garantire che è il primo, perché noi lavoriamo soltanto per gli altri. Quindi, e ci rimettiamo. Gli altri, della tua coalizione, mi auguro delle che altre coalizioni, lavorare, fanno parte dei secondi. Io mi auguro di no. Nel caso bisognerebbe portarli sull'altra via. Allora, sai cos'è sintomatico, Vincenzo? Il fatto che siano stati lasciati da un sacco di gente che si è stancata, che si è girata e se n'è andata perché non c'era spazio, e non solo per le poltrone, perché io non credo che siano tutti riuniti a fare politica per le poltrone. Io credo ci sia gente che se n'è andata da destra e da sinistra perché non è stata ascoltata, perché aveva delle idee e non sono state messe in atto, perché non interessava. È capitato anche a me. Coinvolgimento, magari anche il coinvolgimento. Sì, non c'è stato, no, casomai, come si dice, I lavori quelli più stupidi, scomodi, vatti a montare il palco per la festa del partito, vai a appiccicare i manifesti, vai a portare i volantini, portami i voti, là siamo tutti buoni. Dopodiché, quando io voglio dare il mio contributo giovane o il mio contributo preparato alla politica, poi io non servo più. Ed è un po' quello che purtroppo hanno subito queste persone, che poi si sono unite a noi, come voi sapete, e che alla fine le fa diventare quelle parti del secondo gruppo, ma non ce le facciamo diventare. Lo dovevamo dire nella precedente intervista, sì, che abbiamo fatto qui a Manfredonia TV. Michela Guidadamo, ex segretaria del PD, cioè, fa parte del tuo gruppo, quindi ha collaborato con te, sì, nella stessa, sì, campagna non elettorale. Non solo lei, anche Marcello Castigliego. Benissimo. Che giudizio hanno espresso Marcello Castigliego e Michela Guidadamo rispetto al comportamento, al diktat del voto utile? E loro hanno lavorato con noi, hanno lavorato a spiegare con noi, hanno fatto tutti gli incontri anche con noi, gli eventi con noi, loro, si sono occupati di incontrare la gente. Non c'è stata una polemica in tal senso, abbiamo lavorato, abbiamo risposto con i fatti. La polemica l'ho fatta solo io, perché il microfono in un certo senso in questo periodo era dato a me, però loro hanno lavorato, perché effettivamente non c'era il tempo probabilmente di scontrarsi su determinati argomenti. Siamo andati veramente di corsa e perdonate, torno alla domanda iniziale. Io ci vedo un grande futuro. Io, a proposito, tutti i candidati che ti hanno preceduto, tutti hanno parlato del futuro. Futuro fa rima Manfredonia con amministrative, questo progetto civico, perché il tuo parte proprio dal basso. Proseguirà, in che modo proseguirà, e se è disposto ad entrare in coalizioni, in altri ambienti, insomma, più ampi. Allora, qualche quotidiano locale si è fatto anche il tuo nome come probabile candidata sindaco. Sì, sì, mi è venuto da ridere, poi mi sono chiesta se sanno quante volte vado al bagno, però al di là di questo, effettivamente, no, allora, la cosa curiosa, io l'ho detto l'altra volta in un'altra intervista, io non, mi trovo sempre dove non ho mai desiderato essere, quindi non ho sognato di essere a Bari, ho in un certo senso inviato un curriculum perché c'era bisogno dello staff, voi sapete a Bari in regione ci sono i gruppi consigliari e sono stata chiamata a lavorare là, ma come quello, insomma, io ho un'azienda, è vero, lavoro e collaboro con l'azienda, però il mio sogno, il qualcuno mio cuore chiama altrove. Qualcuno ha fatto polemica della tua nomina consigliera? A firma dei Verdi, però erano due persone. No, dico, qualcuno ha fatto, non ho fatto nomi. No, poi... no, tanto hanno messo la foto su un giornale, poi hanno messo la foto. Diciamo, diciamo la polemica a nome dei coniugi Verdi, io non ho risposto. Verdi perché... cognome dei coniugi? No. Del gruppo che si è firmato come Verdi, come partito dei Verdi, che sappiamo a Manfredonia oramai non c'è più. Non sono intuitivo, Matteo, per cui è molto scaltra Numi.
Sì. Oh, non hai visto allora tutti gli articoli, ma comunque sia... Perché ci sta seguendo, stiamo parlando della tua nomina nel consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gargano, come consigliera in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole. In piena campagna elettorale su nomina di Bellanova. Sì. Ecco, ma questa cosa è stata strana perché è sembrata quasi pilotata, quando io invece mi è stato chiesto, cercavano dei curriculum interessanti e soprattutto di persone che avevano operato in amministrazioni pubbliche e che non avessero alcun tipo di precedenti, eccetera, eccetera. Penali, non professionali. Quelli servivano, professionali serviva l'esperienza. Ma Da qualche altra parte serve anche il precedente penale. E anche là io non posso farci parte, grazie a Dio. No, effettivamente sì, allora questo curriculum io l'ho inviato al Ministero a marzo e dopo una serie, perché la polemica è stata addirittura fra centinaia di hanno scelto il suo, effettivamente è così, perché sul tavolo tra virgolette c'erano tanti curriculum, questo mi era arrivato proprio dal Ministero, che avevano fatto delle selezioni a scaglionamenti, come dire, scrematura, prima tolti 50, 100, eccetera, e quindi venivo chiamata perché il mio curriculum stava quindi, andando avanti. Morale della favola, è solo un caso, se poi ti sei candidata con Scalfarotto perché c'è la nomina della Bellanova. Io sono stata chiamata e nominata a maggio, però mancava il decreto di nomina, che è arrivato in questi giorni, e io per quale motivo non dovevo ufficializzarlo? Tant'è che il decreto di nomina c'ha la data 19 maggio, quando io non era assolutamente sul tavolo la mia candidatura, perché io ho detto no fino a metà luglio, lo sapete tutti quanti, perché io non volevo con le associazioni affrontare questa cosa così grossa. Volevamo sicuramente un paese diverso, ma avremmo sostenuto qualcun altro. Noi abbiamo detto no fino a metà a luglio per questa candidatura, ma la nomina, la telefonata dal Ministero per telefono, immaginate la scena, che io proprio sapendo che c'erano grandi nomi su quel tavolo non ci ho proprio pensato, ma proprio questo curriculum sta là, mi è arrivata questa telefonata e io facevo praticamente segnali di fumo a mio marito, perché era arrivata questa nomina e ho dovuto inviare tutta la documentazione necessaria perché ero stata nominata. Voglio essere cattivo, Noemi, se tu ti fossi candidata con Fratelli d'Italia, per fare questo esempio, avresti avuto la nomina? Ma io non mi ero proprio candidata. La nomina era ufficiale. Vincenzo, la nomina è stata ufficiale. Non è una polemica che voglio fare, perché sto cercando di fare un po' la parte di chi voleva fare polemica. Vincenzo, avvocato del diavolo. Io ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di raccontare. La nomina è stata ufficiale il 19 maggio. Io ce l'ho, posso anche farvela vedere, credo sia pubblica al Ministero, ma il decreto, perché voi sapete che hanno nominato me, ma andavano fatti altri nomi, perché il consiglio non sono la consigliera, c'erano altri consiglieri, quindi dal Ministero mi sono state chiesti tutti i documenti a maggio, i primi di maggio, e il 19 maggio è stata fatta la mia nomina. Il decreto finale da parte del Ministero anche perché, se è non sbaglio, Noemi, scusa, Matteo, se non sbaglio, vado in favore di questa che è l'affermazione di Noemi, a maggio non c'era ancora la candidatura di Scalfarotto. È arrivata a giugno. È arrivata a giugno, quindi è in buona fede, Noemi. No, non c'entrava proprio niente, guardate, non c'entrava niente. Potrei essere qui a dirvi, a parte che siamo diversi candidati, perché non un'altra candidata o un altro candidato e perché me? Non aveva proprio nulla a che vedere con questa storia. Noi siamo felici aggiungere che sei una manfredoniana e sei stata nominata consigliera del Parco del Gargano. Io mi sono pure candidata da indipendente,
Se avessero voluto seguire il discorso politico di Italia Viva, io non avrei dovuto avere quella nomina, perché avrebbero avuto tutto il tempo, da maggio al decreto finale, di togliermela e di darla un'altra, perché certo. Io ho mantenuto la posizione di indipendenza, perché non volevo fare questo con le associazioni, perché vogliamo rimanere in un certo senso esterne ai partiti, ma lavorare per la politica, e nonostante questo la Bellanova ha confermato, quindi non veramente c'è massima serenità. Ma tornando alla domanda, insomma, sul futuro, una finestra aperta sul 2021/2022. Anche perché non arrivando, Matteo, la candidata. Siamo in conclusione. Siamo in conclusione. Andiamo in conclusione con Noemi. Quindi questa finestra aperta sulle prossime amministrative a Manfredonia, come pensi di impegnarti e di proseguire in questo percorso civico? Allora, non c'è nessuna ipotesi, non mi è stato chiesto da nessuno, è uscito questo articolo dove diceva Noemi probabilmente candidata a sindaco per le prossime comunali, qualcuno me lo sta chiedendo perché ha avuto la speranza che qualcosa possa essere diverso. Cambiare, a volte sembra brutto dire cambiare, perché si dice perché per molti va già bene così, quindi io non ho tra virgolette il potere di dire io farò meglio, gli altri hanno fatto peggio, quindi non dico cambiare, però hanno avuto una speranza e noi lavoreremo, comunque non ci fermiamo più, se è questo che mi state chiedendo, perché tutti quanti, ma non è che mo è finito e te ne vai. Noi ieri ci siamo sentiti, oggi ci siamo sentiti, domani abbiamo un incontro, quindi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, perché io ripeto, lo facevamo già prima di questa candidatura, quindi assolutamente le soluzioni arriveranno, la sede resterà aperta per le attività sociali di formazione, informazione, socializzazione, a proposito, inclusione. Vogliamo ricordare dov'è la sede? Sì, Corso Manfredi 229, angolo via Santa Maria 1 e 3. E quindi noi continueremo, che poi da questo possano nascere delle proposte per il futuro e per le comunali, noi siamo all'opera, perché adesso siamo carichi, siamo veramente carichi, noi non ci siamo scaricati per niente. Ho visto molto impegno per le diverse abilità e le famiglie fragili, in che modo in questa sede sarà una sorta di sportello, da quello che abbiamo capito, un punto di riferimento? Sì, anche noi abbiamo pensato di fare uno sportello ricevimento almeno una volta a settimana, perché purtroppo tutti i problemi che attanagliano le famiglie speciali non hanno risposta mai, perché non ci sono degli uffici specifici per aiutare queste famiglie, ma anche semplicemente alla compilazione di domande, oppure alla lettura della legge. Quindi che cosa ti spetta, cosa non mi spetta, abbiamo deciso di fare questa cosa, di aprire uno sportello settimanale e di fare ricevimento pubblico aperto a tutti, per come volontariato, per carità, assolutamente come servizio gratuito, e oltre a quello anche altro. Devi sapere, cara Noemi, che questo lo dico ad onor di cronaca, vale come notizia sia per te che per Matteo Palumbo, per il collega Matteo Palumbo, che nel lontano 1990 io, già come presidente dell'Associazione Sportiva per Disabili Delfino, ovvero come dirigente della stessa associazione, perché all'epoca era presidente un'altra carissima amica, proposi al comune di Manfredonia l'istituzione di un ufficio H, allora per H si intendeva il cosiddetto handicappato, sarebbe diventato ufficio D successivamente, non so come, però questa invocazione non venne mai accolta. Lo dico perché tu sei stata assessore ai servizi sociali e adesso state organizzando un servizio che invece sarebbe dovuto essere un servizio. Non è mai troppo tardi. Sarebbe dovuto essere un servizio pubblico, non sarebbe un stato servizio organizzato dalla. E addirittura mi proposi all'epoca, io come dipendente comunale, di operare per quel tipo di servizio, però
probabilmente dava fastidio quella proposta. Doveva andare così, Vincenzo, come tutte le cose della Vincenzo, vita. Vincenzo, io non credo dia fastidio, e non perché ti voglia smentire, io credo che del problema non importi a nessuno. Probabilmente dava fastidio che quella proposta partiva da una persona che forse era impegnata politicamente da qualche altra parte. Ok, però ti posso dire che di questo problema non importa quasi a nessuno, cioè tutte le mancanze che devono vivere le famiglie con le diverse abilità vengono dall'ignoranza, perché addirittura quando io ho dovuto inserire l'altalena del parco giochi, tu ricordi benissimo, io ho litigato per mesi, perché la domanda degli uffici tecnici e di qualcuno, per carità non di tutti, di una o due persone era: ma per quei due bambini che stanno a Manfredonia adesso noi dobbiamo inserire l'altalena? Due bambini, cioè addirittura si credeva che a Manfredonia, parlo di 2 anni fa, ci sono soltanto 2 bambini diversamente abili che possono usufruire di un'altalena speciale. Io rispondo anche per uno. Un'altalena deve essere messa anche per un bambino, un ufficio per le diverse abilità deve essere messa anche per una famiglia, e invece no, perché purtroppo Manfredonia è piena di famiglie che vengono le diverse abilità. Tu conosci benissimo l'argomento proprio perché fai parte di queste associazioni e quindi sai quanto è pesante. Non si può attribuire ad una scuola, ad un provveditorato, allo studio anche l'argomento diverse abilità. Non si può attribuire alla sanità un argomento come le diverse abilità. Serve un ufficio specifico che aiuti le famiglie a risolvere le magagne, i problemi burocratici, le attese e tutto quanto che riguardano queste famiglie, perché non abbiamo provocato Noemi, Matteo, l'abbiamo schiacciato. Io, se per questo tassone, apro e chiudo. Quando è venuto Davide Faraone, il senatore che si occupa delle proposte di legge sulle diverse abilità, provocatoriamente ma credendoci, io ho proposto un ministero per le diverse abilità. È stata la mia proposta. Per la verità, cara Noemi, era stato istituito il Ministero delle Diverse Abilità, poi la delega è stata avocata da parte di Conte nel secondo Conte, cioè in occasione del primo Conte, coalizione di governo, Movimento 5 Stelle, Lega, avevamo un ministro per le diverse abilità. Non può essere una delega assegnata successivamente insieme ad altri, deve essere un ministero a parte occupa di quello, con un ministro che faccia soltanto quello. Era Fontana il ministro, poi successivamente famiglie di diverse abilità. Famiglia è un conto, ma diversa abilità deve avere una sua specificità. Perché purtroppo la famiglia non è la diversa abilità, la famiglia è tutto un insieme di problemi. Poi la diversa abilità deve avere i suoi tecnici e soprattutto deve inviare gente all'ascolto, perché le leggi devono essere fatte a misura di persona che vive il disagio e di famiglia che vive il disagio della diversa abilità. E io dico, a volte, perdonami, lasciamela passare, la fortuna, perché io vedo gli occhi delle famiglie che hanno ragazzi diversamente abili, sono talmente speciali, non hanno nulla a che vedere con le famiglie che invece questo problema non lo vivono, perché conoscono veramente l'umanità, conoscono l'accoglienza, conoscono la solidarietà e sono famiglie che contribuiscono a migliorare questa società. Vabbè, Noemi, non devi raccontarla a noi. Matteo, a Matteo, a me non le devi raccontare. Ultima domanda, Vincenzo. Perché le viviamo direttamente, esatto, queste problematiche. Raccontando giorno per giorno quello che succede. Ultima domanda, Noemi, parità di genere, la legge pare non sia servita a niente, a nessuno, solo 8 donne, tra l'altro tutte della maggioranza, sono diventate consigliere, 8 su 50. Però Emiliano ha promesso che ci sarà. Emiliano, un'oretta fa, giunta a metà ha dichiarato che saranno 10 assessori, 5 donne e 5 uomini. Dalla tua esperienza, è servita questa parità di genere o è stata solo un fenomeno mediatico di questa campagna elettorale che è servita anche a fare polemiche e diatriba tra i vari schieramenti? La polemica non nasce a
caso. La polemica è nata perché il problema c'era, perché per 5 anni questa legge non è stata approvata, quindi non è stata una polemica, è stato un fare, è stato un allarmare e per fortuna il governo è intervenuto e questa cosa si è superata. Purtroppo voi lo vedete, allora su se i candidati che si sono riproposti tra i consiglieri uscenti sono stati 49 su 50, parliamo di 49 persone, per la maggior parte uomini, tutti conosciutissimi, tutti con grandi risorse, perché scusate, io analizzo sempre il problema concreto, a fondo, concretamente, e quindi è gente che già conosciuta, con grandi fondi, ha fatto grandi campagne elettorali e che è stata riconfermata, primo problema. Secondo, poi le donne che si sono candidate sono in numero inferiore rispetto alle donne che avrebbero potuto invece affrontare questa battaglia, ma non di meno, voglio dire, il problema non sussiste, perché noi dobbiamo costruire sul futuro, non dobbiamo lamentarci. Ora questo è il presidente che ha scelto questa Puglia, noi dobbiamo aspettarci buone cose, perché altrimenti se no fasciarci la testa prima di rompercela non serve, e io mi auguro veramente che lui possa fare almeno una giunta che comprenda una 50% donne e 50% uomini. Sarebbe stato importante avere sui territori il 50% dei consiglieri, perché al di là dell'assessore, chi ascolta i problemi, chi va in giro, chi incontra la gente, sono i consiglieri, e 25 donne sparse sul territorio avrebbero fatto, a mio avviso, la differenza. Quindi questo è un dispiacere, resta per me una nota amara. Per il futuro siamo aperti e fiduciosi, io continuo ad essere, siamo, per come sono io, sarà anche questione di carattere, ma io sono fiduciosa. Bene, una bella chiusura di queste 3 ore di discussione, Vincenzo, abbiamo avuto anche dei tratti abbastanza animati, però questa serenità, questa propositività è la migliore conclusione di questa, perché abbiamo analizzato, siamo entrati anche sul terreno dello scontro politico, però di questa dimostrazione che forse le donne hanno qualche sensibilità in più, hanno anche una visione maggiore. Posso dire una cosa, Matteo? Sì. No, vai, rispetto. No, stavo dicendo rispetto, sì. Perché magari le donne hanno guardano a lungo termine, i politici guardano al risultato immediato e quindi ragionano oggi per domani, mentre tu hai fatto un discorso molto più ad ampio raggio, che non è limitato nel tempo e nello spazio. Allora, un minuto, certo, proprio, un minuto di replica a Noemi, perché poi dobbiamo chiudere. Allora, Vincenzo, è importante per me, vi ringrazio per questo minuto, che non si pensi che Manfredonia non vuole cambiare, perché questo è quello che ora attaccano sui social. Ecco, prima vi lamentate e poi invece avete riconfermato gli stessi. Non è così. Chi vuole cambiare non è andato a votare. Chi vuole cambiare ha votato nel suo piccolo me o altri nuovi candidati. Chi vuole cambiare non ha avuto ancora la forza per coinvolgere, perché chi vuole cambiare non ha mai fatto politica, quindi non è andata in giro come i forti politici, quelli che vengono dalle grandi esperienze, che sono andati a bussare a tutte le porte, a telefonare a tutti quanti. Chi voleva cambiare era ancora troppo debole, ma noi possiamo diventare più forti, quindi smettiamola di non avere fiducia. Abbiamo fiducia su questa terra, perché alla fine il risultato lo facciamo noi, ma lo facciamo e facciamo il cambiamento se ci uniamo. Quindi se ci sentiamo di essere rappresentati da chiunque si sia candidato in questo momento, non restiamo a casa, perché il lavoro politico comincia adesso, non è finito. Quella è stata una campagna elettorale che non ha nulla a che vedere con il lavoro politico, quindi alzatevi, lavorate, collaborate, informatevi. Quando leggete una notizia, leggetela di tutte le parti, non leggete l'opinione pubblica e l'offesa dei commenti su Facebook. Iniziate ad informarmi e a formare la vostra mente politica e i vostri figli, perché questa città può cambiare
perché noi tutti lo vogliamo, e se la scelta adesso non è avvenuta è proprio perché chi già aveva fatto quelle scelte in passato, chi già sosteneva quelle persone, erano persone politicamente forti che sono andate avanti per le loro scelte. Noi siamo stati solo di meno, ma non siamo meno convinti, noi vogliamo cambiare e noi ci siamo, la nostra porta, e credo quella anche degli altri candidati, perché io non sono in guerra con nessuno, è aperta, si comincia adesso. Beh, con queste belle parole, Matteo, noi non potevamo chiedere possiamo di meglio. Solo salutare e ringraziare tutti per averci seguito e sopportato per queste 3 ore, crediamo di aver fatto un ulteriore servizio pubblico, abbiamo seguito la campagna elettorale prima, durante, ed era giusto seguirla anche dopo, perché come ho detto nelle interviste che ho fatto in studio con i candidati, bisogna andare oltre gli slogan, perché essere ingabbiati negli slogan non serve a niente e a nessuno. È compito dell'informazione proprio quello di, oltre a porre le questioni, è anche quello di saper raccontare, e credo che il grosso vulnus sia quello della capacità di saper raccontare nel modo giusto. Bene, grazie. Matteo, io vorrei concludere, intanto davvero devo ringraziare la tua gentile presenza, la tua cortese presenza, perché abbiamo già qualche altra volta lavorato assieme, ci siamo trovati bene per l'ennesima volta. Poi uno per uno voglio ringraziare Cristiano Romani, Anna Maria Vitulano, Lello Castriotta, Noemi Frattarolo, che sono stati nostri ospiti. Non sono gli unici, non abbiamo escluso gli altri, ma gli altri sono stati invitati. Qualcuno ha detto che sarebbe arrivato, avrà avuto qualche contrattempo, qualcun altro purtroppo non era in sede. Ne approfittiamo ancora una volta per fare. Ma abbiamo dato spazio attraverso delle interviste, sì, registrate, infatti, precedentemente, abbiamo dato spazio a tutti. Certo, ne approfittiamo di nuovo per fare gli auguri di buon lavoro a Paolo Campo e a Gian Diego Gatta, che sono i nostri rappresentanti. Chiediamo loro, ne approfittiamo ulteriormente, prendendo a spunto le parole di Noemi Frattarolo, che non sia solamente campagna elettorale, si concluda con la campagna elettorale l'impegno. Chiediamo sia a Paolo Campo che a Gian Diego Gatta davvero di muoversi e di lavorare per il bene di questa nostra comunità. Anche perché in campagna elettorale lo hanno fatto bene nel raccontare, nell'ascoltare, quindi devono essere più costanti nel mettere a disposizione il loro tempo e le loro capacità. Bene, abbiamo concluso Piazza del Popolo, edizione speciale, da appuntamento alla prossima occasione. Per quanto riguarda noi, torneremo al format solito. Poi un augurio faccio direttamente a Matteo per un rapporto di collaborazione tra, assolutamente, Manfredonia TV e il Sipontino Net, perché anche questa è una bella realtà. Per quanto riguarda i nostri amici, il saluto affettuoso è rivolto a tutti. Alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi.